Buonasera ad Alessandro Lorenzini, torna domenica Sport Sera, la trasmissione che si occupa di tutto lo sport in diretta, rigorosamente in diretta su Radio Siena TV, la trasmissione che la domenica sera vi racconta il weekend sportivo e non solo, ovviamente di quello che è accaduto a Siena, di quello che accadrà nel caso di questa sera, perché seguiremo ovviamente da vicino la partita della Robur Siena in campo fra poco più di 20 minuti a Grosseto contro il Gavorrano per il posticipo della quarta giornata del campionato di Serie C Girone A. Parleremo anche di basket, parleremo di calcio dilettanti con Giovanni D'Agostino, che avrà un ospite gradito in studio, il presidente della FIGC provinciale Maurizio Maglioni, proprio per inaugurare anche l'annata del calcio dilettanti con i campionati che sono iniziati nelle ultime settimane. Insomma, avremo molto di cui parlare questa sera. Parleremo anche di judo, di karate, di pallavolo. Insomma, menù come sempre ricchissimo per una puntata sempre gustosa di Domenica Sport Sera. Ovviamente cominciamo a parlare di calcio, perché, come detto, fra pochi minuti la Robur Siena scenderà in campo. Seguiranno per noi la partita Stefano Montomoli e Fausto Fabianelli, che ci aggiorneranno sul risultato, e poi avremo anche spazio per i commenti alla fine della partita, nella parte finale della nostra trasmissione. Andiamo con ordine, però io direi di riascoltarci quello che ha detto il tecnico della Robur Siena, Michele Mignani, prima della partita di questa sera, durante la giornata di ieri, durante appunto la giornata che ha visto la squadra effettuare la rifinitura a Colle Valdelsa. Diversi spunti in quello che ha detto Michele Mignani, poi magari ci guardiamo anche le probabili formazioni, ci colleghiamo con Stefano Montomoli e Fausto Fabianelli, ma appunto cominciamo con Michele Mignani. Settimana è stata, visto? Un'altra settimana di lavoro, ovviamente quando viene una vittoria il lavoro scorre via in maniera più semplice, però i ragazzi stanno bene e mi auguro siano pronti per un'altra battaglia sportiva. Dopo tre risultati consecutivi si torna sempre al solito discorso, no? Cioè lavorare sulla quella che io chiamo un po' l'identità della squadra, no? Quindi migliorare ancora di più questo è il messaggio che è dato. Sì, è stata una settimana. Ovviamente quando ricomincia la settimana ti butti alle spalle quello che è stato la partita precedente e cominci a lavorare su quello che sarà la partita prossima. Quindi per quello che devi fare te, sulle caratteristiche dell'avversario. Vorremmo tutti, io per primo, che ci fosse una crescita costante. Sarebbe il massimo. Non è che da una settimana all'altra si possa cambiare o ribaltare determinate cose. Io credo che si debba continuare sulla strada intrapresa per atteggiamento, per dedizione al lavoro e per approccio alla partita. Poi è chiaro che le partite sono sempre una diversa dall'altra e particolari, quindi quello che confermo è che la squadra lavora e lavora con qualità e con intensità. Poi, come sempre, il futuro dirà se stiamo migliorando o se ci siamo fermati. Ecco, quali le insidie maggiori della partita di domani? Ma quelle che abbiamo notato e visto nelle due gare che abbiamo affrontato contro il Gavorrano, quella pre-campionato e quella in Coppa Italia. Il Gavorrano è una squadra molto organizzata in fase offensiva, una squadra che gioca un modulo che sotto certi aspetti può metterci in difficoltà e infastidirci, e quindi bisogna avere attenzione, bisogna avere concentrazione in tutte le situazioni di gara, dalla palla in movimento al gioco fermo, e avere sicuramente più voglia di loro di fare risultato. Questo è in sintesi quello che dobbiamo mettere in campo. Senti, in mezzo al campo hai, diciamo, problemi di abbondanza? Sì, io non le chiamerei problemi. In mezzo al campo la rosa comincia ad avere una forma di ragazzi che stanno bene e che mordono il freno e che vogliono giocare. Il fatto che ci sono cinque sostituzioni sotto certi aspetti ti può aiutare. Dobbiamo
dobbiamo fare in modo di essere coinvolti tutti e credere che siamo utili alla causa. Questo è quello che voglio trasmettere alla squadra. Poi sicuramente bisogna fare delle scelte. Vabbè, però l'ha percepito poi anche domenica scorsa, insomma. No, ma non, domenica scorsa è la squadra che ha dato dei segnali all'allenatore, ha dato dei segnali a tutti quanti. La squadra ha voluto vincere la partita perché al 93esimo e 20 secondi avevamo la palla in mano al portiere e la partita poteva morire lì. Invece loro hanno deciso di mettere la palla in movimento e di andare a fare gol. Quindi questo è un segnale che hanno dato loro, e il fatto che la vittoria è arrivata con due gol di chi è subentrato dalla panchina, e soprattutto quelli che sono entrati hanno ridato equilibrio alla squadra, è un segnale fortissimo. Questo è il commento di Michele Mignani prima della gara di questa sera allo stadio Zecchini di Grosseto con il Gavorrano. Prima di collegarci con Fausto Fabianelli, però, vediamo i risultati di questo pomeriggio, perché sono risultati, diciamo, interessanti anche per la Roburziena. Li vediamo insieme in attesa poi appunto del risultato fra Gavorrano e Roburziena e Pistoiese Piacenza, le due partite che si giocheranno alle 20:30. Eccoli qui i risultati: il Cuneo ha battuto la Giana Erminio 1-0, il gol dal settimo minuto di Anastasia, Alessandria Livorno 0-3, Maiorino e poi la doppietta di Vantaggiato, questi gli anticipi, poi Arzachena Pontedera 2-1, il gol di Presenti per il Pontedera, poi Curcio e Sanna proprio al 95esimo per l'Arzachena. Carrarese Olbia 3-0, i gol di Coralli che ha siglato una doppietta e poi Tavano. Lucchese Monza 1-1 è il risultato finale fra Lucchese e Monza, quindi pareggio fra Lucchese e Monza. Arrigoni e Giudici hanno fissato per la Lucchese e per il Monza il risultato, quindi Lucchese Modena 1-1. Piacenza Arezzo è finita 2-1, quindi noi abbiamo risultati che non sono aggiornati, il gol di Scacca Barozzi, poi Durzi e Romero per il Piacenza, fissato il 2-1, e anche Pisa Viterbese finita 2-1, Masucci, Di Quinzio e Razzitti, questa la dinamica dei gol, con quindi il Pisa che batte la Viterbese. E dicevo risultati interessanti perché la classifica parziale vede in questo momento Viterbese e Carrarese a 9 punti e Roburziena insieme a Livorno, Cuneo e Olbia a 7, con però appunto la Robur che giocherà fra pochi minuti contro il Gavorrano e, facendo gli scongiuri, potrebbe raggiungere questa sera il primo posto in solitaria. È un'opportunità importante, lo chiediamo anche a Fausto Fabianelli che è collegato telefonicamente con noi. Fausto, buonasera. Decisamente Alessandro, buonasera a tutti. La prima considerazione da fare, oltre a quella che hai appena sottolineato, è sicuramente però il fatto, consentimo, del ritrovato entusiasmo della tifoseria bianconera. Nella prova infatti le tante presenze che saranno attese ad assistere a questo match valevole per la quarta giornata del girone A di Serie C, maggior numero sicuramente Alessandro rispetto proprio all'altra trasferta già corsa nello 0-0 con il Pisa dell'Arena Garibaldi. Quella che andrà in scena tra poco, lo sentivamo prima dalle le parole di Michele Vignani, è il terzo confronto, diciamo, in poco tempo, 2-1-1 tra l'altro tra Gavorrano e Roburziena, uno nell'amichevole a Castelvecchiano nel tiro estivo, l'altra in Coppa Italia al Franchi. Ma la Robur, come sappiamo, la sua storia non è mai riuscita a battere il Gavorrano. Situazioni opposte, naturalmente, da una parte Robur che veleggia nelle piani alti della classifica, fanno di coda invece i rossoazzurri di Boncelli, ancora fermi a quota 0 dopo la sconfitta di Livorno all'esordio, il KO interno con l'Olbia, ma con una gara in meno, lo ricordo, così come l'Alessandria e la Pistoiese, che hanno già osservato il turno di riposo, che spetterà tra l'altro la Roma il prossimo 19 novembre. La gara invece tra Livorno e Lucchese sarà recuperata mercoledì 20 settembre. Ma venendo allora alle formazioni, che sicuramente sono quelle che interessano chi ci sta ascoltando, Michele Mignani lancia stasera Chiedi dal primo punto davanti alla difesa, ai suoi lati ci sono Boulevard e Damian, mentre Panariello sostituirà
sostituirà accanto a D'Ambrosio lo squalificato Sbraga. Del resto Sbraga dovrebbe essere assente per 2 giornate, così ha detto il giudice sportivo. Magari comunque la Robur tenterà di far ridurre una giornata con un ricorso che sarà discusso in settimana. Vassallo agirà invece dietro le 2 punte, Marotta e Meglia, quindi Alessandro ancora panchina per Buverdi. Ma allora le andiamo a vedere nell'ordine le formazioni, ricordando anche che sono 2 le assenze nella Cavorrano, Marianeschi e Bruni. Nella Robur Siena solito 4-3-1-2 con Pani fra i pali, Romate, D'Ambrosio, Panamelio e Apichino in difesa, a centrocampo Boulevardi, Gerri e Damian, con Vassallo a supporto di Marotta e Meglia. Nella Gavorano 3-4-2-1, è un 3-4-2-1 che però, attenzione, in fase di non possesso diventa una sorta di 5-3-2, Salvalaggio fra i pali, Matteo, Salvadori e Tissone nella linea difensiva, Andrea Gemignani, Cretella, Conti e Ropolo in mezzo con Malotti e Lombardi a supporto di Moscati. Le panchine nel Gavorano: Mazzini, Zaccaria, Brega, Bordini, Ferrante, Bianchi, Mosti, Mugelli, Papini. Nella Robur Siena: Crisanto, Terici, Rondanini, Guberti e Mausso, Guerri, Lescano, Campagnacci, Marus, Cruciani, Cristiani e Romagnoli. Dirigerà tra breve, tra circa mezz'ora, Paolo Bitonti della sezione di Bologna, con gli assistenti Marco Della Croce di Rimini e Giacomo Pompei Pontini di Pesaro. Alessandro. Fausto, le scelte di Michele Mignani, giustamente hai detto di Gerli, la conferma di Damian che sta facendo molto bene in questo inizio di stagione, le esclusioni eccellenti, diciamole così, di Guberti, ma anche di Cruciani, dello stesso Cristiani, è un segno, Fausto, che comunque Mignani crede molto nel gruppo, crede molto nell'insieme, no, di questa squadra, di questo gruppo, mentre noi ci stiamo riguardando anche le immagini della partita di domenica scorsa con l'Arzachena, Fausto. Sì, sicuramente la prova, voglio dire, il gol importantissimo di Guerri, entrato dalla panchina, voglio dire, l'abbiamo ancora davanti ai nostri occhi, poi quella maglietta lanciata, diciamo così, al vento, e quella grande gioia sotto la curva Guaspari, è un segnale importante. Chiaramente siamo ancora all'inizio del campionato, ma è un segnale che il gruppo sia molto unito, che segue alla perfezione i dettami dell'allenatore e che chiaramente tutti gli elementi di questa rosa, che dobbiamo sottolineare sempre, è una rosa di qualità, una rosa che dà la possibilità davvero a Michele Mignani di poter scegliere. E al di là, voglio dire, dell'assenza di Sbraga, sappiamo per quale motivo, stasera gli dà ampia scelta, e le sue scelte sono cadute ovviamente su chi forse su di lui dà attualmente più garanzie. Guberti l'abbiamo visto ormai fare la differenza, entrare dalla panchina, è un giocatore che forse ancora non è al top della condizione, ma è un giocatore che quando entra sa essere devastante. Del resto sappiamo quanto sia spesso decisivo proprio nell'arco della partita, essere decisiva i cambi dalla panchina, sappiamo quanto sia importante avere ricambi importanti. C'è soprattutto anche, oltre alla conferma di Damiani e Boulevardi, davanti alla difesa c'è la conferma di Gerli, Alessandro, che abbiamo visto. Ha fatto molto bene negli ultimi minuti con l'Arzachena. Esatto, no? L'abbiamo visto nell'ultima parte, diciamo, della gara con l'Arzachena, e sinceramente per chi ha visto quei pochi minuti c'era la sensazione che potesse partire dal primo minuto. Del resto, voglio dire, Damian era un giocatore che si era espresso bene in quella posizione, ma non è certamente la sua posizione ideale. E Cruciani, ormai abbiamo capito quelli che sono un po' i dettami di Michele Mignani, gli inserimenti, soprattutto per quanto riguarda giocatori che provengono dagli infortuni, in questo caso è Cruciani, probabilmente li dosa al momento in cui entrano a far parte del gruppo, poi possono pian pianino aumentare il minutaggio. Fausto, ci sono 400 senesi, mi confermi, a Grosseto, quindi dicevamo all'inizio del collegamento del ritrovato entusiasmo, no, attorno alla squadra, c'è la possibilità concreta, ovviamente sono concessi gli scongiuri del caso, che questa squadra questa sera sia prima in classifica. Comunque l'importante, come dice Michele Mignani, credo sia crescere, no? Alzare passo dopo passo l'asticella, l'identità di questa squadra, che parte, mi sembra, da basi importanti, grazie al lavoro fatto anche sul mercato e nel ritiro estivo di Castel del Piano. Però più che i risultati, che sono ovviamente importanti e creerebbero ulteriore entusiasmo, mi sembra di poter dire, Fausto, che è necessario continuare questa crescita anche questa sera, no? Sicuramente, ma senza fretta, anche perché il campionato è lungo, tutto può accadere, quello che dicevi ovviamente noi ce lo auguriamo. Intanto ti do conferma che
i tifosi della Robur stanno arrivando quasi tutto, ormai sono all'interno del loro settore, anche se fino a pochi istanti fa c'erano veramente un poco numero, adesso il settore a loro dedicato è praticamente quasi al completo. È una gara però, Alessandro, molto insidiosa, Michele, certo, l'ho sottolineato in settimana, per una Robur chiamata a mantenere alta la concentrazione, anche perché sottovalutare l'avversario sarebbe un grave errore, ma siamo anche convinti che con Michele Mignani e Simone Vergassola questo non dovrebbe accadere. Certo, però, voglio dire, una gara così vinta in quel modo con la Zachena, che ha dato, oltre che morale, ha dato tantissima gioia, tantissima carica, ti può portare forse a un rilassamento, diciamo, inconscio, che noi non ci auguriamo, soprattutto perché vai ad affrontare una squadra che ha ancora 0 punti. È una squadra però che la Robur conosce molto bene, una squadra che ha affrontato 2 volte fino a pochi giorni fa in estate, e quindi è una squadra che si conosce bene e che cercherà questa sera di muovere assolutamente la classifica. Quindi massima attenzione, massima concentrazione, perché il Gavorrano darà sicuramente filo da torcere ai bianconeri. E dicevi giustamente, sottolineavi appunto le insidie di questa partita, anche tatticamente il Gavorrano è una squadra che può fare grande densità in mezzo al campo e questo può mettere in difficoltà la Robur. Ovviamente Michele Mignani ha lavorato anche sugli aspetti, diciamo, negativi della partita con l'Arzachena, che ci stiamo rivedendo, quando la squadra ha effettivamente perso un po' troppi palloni in mezzo al campo e ha concesso qualche ripartenza di troppo. Probabilmente sarà così anche questa sera, nel senso che la Robur dovrà fare la partita, il Gavorrano inizialmente soprattutto partirà un po' più abbottonato e quindi cercherà di recuperare palla in mezzo al campo. È lì che bisogna fare densità, no, Fausto, per impedire poi alla squadra locale questa sera di rubare palloni e ripartire. È un po' la chiave della partita, secondo te, questa sera? Potrebbe essere, Alessandro, sicuramente è una squadra però quella del Gavorrano che stasera sa bene che sulla carta ha un avversario che conosce bene, ma un avversario che se paragoniamo le due rose, beh, stasera sinceramente lo dicevamo poco fa prima di entrare all'interno di questa gara, nel vivo di questa gara, non ci sarebbe sicuramente partita, ma è una squadra, il Gavorrano, compatta, una squadra che si conosce ormai da tempo, una squadra che segue bene i dettami del suo allenatore e una squadra che questa sera, sono convinto, riuscirà anche, quando la Robur spingerà, a chiudersi molto bene, a cercare di chiudere ogni pertuso, anche perché, come dicevo in presentazione, il 3-4-2-1 è solo sulla carta, perché di fatto i maremani, quando si difendono, si difenderanno con una linea 5, con un 5-3-2 pronti anche a ripartire. Io sono convinto che stasera forse la differenza, Alessandro, la potrebbero fare i colpi di qualche elemento che la Robur ovviamente possiede, quindi la qualità tecnica superiore, forse la giocata, potrebbe davvero sbloccare e decidere questa gara. Fausto, un altro dei motivi di questo inizio di stagione di campionato è la possibilità di fare 5 sostituzioni. Michele Mignani all'inizio, insomma, anche scambiando qualche battuta con noi addetti ai lavori, non era molto contento di questa innovazione che snatura un po' il concetto di calcio che lui conosce e che ha vissuto ovviamente fin da ragazzo. Però poi domenica sono state molto utili queste 5 sostituzioni, anche a causa della espulsione di Sbraga. E mi leggo a quello che hai detto tu, la Robur potrebbe risolvere questa partita con i colpi di qualche giocatore anche che arriva dalla panchina, quindi diciamo Michele Mignani, da persona intelligente qual è, ha detto dovremo adattarci a questa innovazione delle 5 sostituzioni e dovremo farlo in funzione appunto di quello che di cui ci sarà bisogno durante una partita. La Robur ha dimostrato, sta dimostrando almeno in queste prime giornate, di avere una rosa lunga e quindi le 5 sostituzioni possono tornare molto molto utili. Ecco, Alessandro, io proprio su questo argomento 5 sostituzioni, che avrei in causa Stefano Montomoli, che è qui accanto a me, io sono convinto che ci possa dare il suo spunto molto interessante. Le 5 sostituzioni e come le ha accolte Mignani e come soprattutto a questo punto ha cominciato anche a utilizzare completamente, come abbiamo visto con la Zachena, Stefano. Sì, innanzitutto buonasera a chi ci sta ascoltando.
come ha fatto ovviamente Emiliano Irragliano, e doveva andare a scegliere l'opportunità, a sfruttare l'opportunità di questi campi, anche perché sarebbe disonesto riconoscere che la società gli ha messo a disposizione una rosa molto ampia di ovalità estrema, e quindi la differenza ormai l'abbiamo vista da tempo. Gli esempi in Serie A sono evidenti, che le partite si vincono con le panchine, e alla lunga, secondo me, una panchina di qualità e di quantità come quella che ha Siena rispetto per esempio alla gara di stasera con il Caporrano, che manda in campo nemmeno un numero, nemmeno i consueti 23 uomini, perché ce n'ha 20 a disposizione mister Bonuccelli, dovrebbe fare la differenza, e io sono certo che la farà. Allora, naturalmente ci prepariamo a seguire anche insieme a voi, perché durante il corso della nostra trasmissione poi ci ricollegheremo nuovamente con Fausto Favenelli e Stefano Montomoli per gli aggiornamenti su questa partita, una partita, come abbiamo visto, come vi ho letto, dai risultati del pomeriggio, interessante anche ai fini della classifica, non ci nascondiamo, in caso di vittoria la Robur sarebbe prima in classifica, però credo che sia interessante soprattutto valutare insieme ai nostri inviati la crescita di questa squadra, la compattezza di questa squadra. Sono molto curioso, Fausto, anche di vedere Gerli dal primo minuto in quella posizione, che è una posizione chiave, no? Nel 4-3-1-2 di Mignani. Sicuramente è un elemento che ha dimostrato davvero di seguire alla lettera i dettami del proprio allenatore, che già conosceva e che ha voluto fortemente, ecco, questo non nascondiamo, è una però delle alternative di questa rosa ampia. Io per esempio in estate purtroppo poi si è fermato per un infortunio, ma ero rimasto sicuramente impressionato dall'altro elemento che può giocare con grandi risultati davanti alla difesa, e parlo di Cruciani, quindi da questo punto di vista, c'è un giocatore preso proprio per fare quel tipo di gioco, no? Un giocatore cioè che fa girare molto la palla, esperto della categoria. Esatto, ha una visione di gioco, certo, molto importante, come avranno visto tutti i tifosi. Adesso purtroppo è stato frenato da questo infortunio e lo rivedremo gradualmente. Però ecco, dobbiamo dire, questo a conferma di una cosa, lo possiamo dire, davvero importante, e che ha ricambi sicuramente nessuno inferiore all'altro. Questo conferma la forza del gruppo e la qualità, che dobbiamo dire è in ogni settore. Allora, come detto, ci prepariamo a ascoltarvi, riascoltarvi durante il corso della nostra trasmissione per gli aggiornamenti appunto su Gavorrano Robur Siena. L'ultima battuta, Fausto, che gara ti aspetti questo pomeriggio, questa sera anzi? Io mi auguro una gara che alla fine faccia sorridere la Robur, però sono convinto che alla fine sarà una gara meno semplice di quello che dice l'attuale classifica, una classifica che adesso va presa sicuramente con le molle. Io sono convinto che il Gavorrano farà di tutto stasera per muovere questa classifica. Ecco che qua sarà un'ulteriore prova di maturità per la squadra di Michele Mignani, che dovrà certamente proseguire la marcia intrapresa, mentre le squadre adesso si accingeranno tra breve ad entrare a dare il via a questo match, valido che la quarta giornata, una quarta giornata che in contemporanea propone anche Pistoiese propria scienza, e quindi sono convinto che lo spettacolo ci sarà, ma sarà un Gavorrano molto molto attento e molto molto coriace. Magari, Fausto, ci aspettiamo un gol dagli attaccanti, perché fin qui hanno segnato solo i centrocampisti. Per carità, va bene lo stesso, perché visti i risultati, però magari un gol anche degli attaccanti, no, questa sera? Quello potrebbe essere un altro motivo importante, ma sono convinto che arriverà solo questione di tempo. L'importante sarebbe anche far terminare questa tradizione non troppo positiva, che è quella che la Roma non ha mai battuto il Gavorrano. Gavorrano che tra l'altro in passato, si ricorderai, anche in Serie D resistette anche al Franchi con quel 3-3, ritardando di fatto la festa, che poi fu solo rimandata, ma poi fu grande festa. Tra l'altro, Gavorrano ci ha incontrato due volte dalla Robur, prima in amichevole, poi in Coppa Italia, due pareggi, quindi insomma c'è anche questo aspetto. Sarà sicuramente una partita diversa, davvero l'ultima battuta, Fausto. Perché la Robur rispetto anche alla gara di Coppa Italia è sicuramente cresciuta, è cresciuta nell'autostima, ma è cresciuta anche dal punto di vista tecnico, qualitativo, perché sono arrivati anche altri elementi. Poi è cresciuta nella conoscenza ovviamente,
come del resto ha fatto anche il Cavorano, ma dobbiamo dire tecnicamente, qualitativamente non ci sarebbe fatica. Staremo a vedere però Alessandro. Allora grazie a Fausto Fabianelli, grazie a Stefano Montomo, li ritroveremo come detto nel corso della nostra trasmissione e poi la conclusione della partita della Roburziana anche per commentare insieme a loro la partita, appunto il posticipo di fatto della quarta giornata del girone A di Serie C, la Roburziana che gioca sul campo di Grosseto, il campo che quest'anno ospiterà le gare casalinghe della neopromossa Gavorrano, quindi un'altra partita con una neopromossa dopo quella di domenica scorsa con l'Arzachena, il Gavorrano e prima poi del big match domenica prossima contro l'Alessandria, anche se in realtà poi l'Alessandria in questa fase iniziale della stagione sta patendo molto con anche l'ultimo risultato contro il Livorno pesante, la sconfitta per 3-0 che ha patito la squadra dell'Alessandria nella giornata di ieri nell'anticipo di questa quarta giornata, di questo quarto turno di campionato. Noi adesso ci fermiamo, diamo la linea a Giovanni D'Agostino che vi parlerà di calcio dilettanti insieme a un ospite graditissimo, come dicevamo in apertura, Maurizio Maglioni, il presidente della FIGC provinciale, per fare un po' il punto della situazione in questa annata, in questo inizio di annata anche per il calcio dilettanti, con tante società impegnate, e è un lavoro importante quello delle società di calcio dilettantistico, perché ovviamente in periodi difficili anche dal punto di vista economico è difficile riuscire a portare avanti realtà comunque importanti che non sono solo le prime squadre ma il settore giovanile, e in campionati anche molto dispendiosi dal punto di vista economico e di risorse umane. Quindi un applauso in apertura diciamo di stagione a tutte le società di calcio dilettantistiche senesi, e noi facciamo una piccola pausa, però domenica Sportsera continua con Giovanni D'Agostino, noi ci ritroveremo per parlare di basket, di pallavolo, di tanto altro e in chiusura anche di Roburziana. A fra poco! Buonasera, bentornati a Domenica Sportsera, ringrazio Alessandro Lorenzini per darci questo spazio per parlare di dilettanti. Abbiamo anticipato oggi e lo facciamo grazie anche al presidente provinciale FIGC Maurizio Maglioni, ciao e benvenuto. Benvenuti e grazie per l'invito. Ho chiamato Maurizio perché si voleva dare l'invito, il benvenuto, è un bocca al lupo forse è meglio dire, a tutto il calcio dilettantistico senese, perché di squadre ce ne sono tante, ne sai qualcosa, no? Sì. Io faccio un in bocca al lupo a tutti, le mie società della provincia di Siena, che ottengano tutti gli obiettivi che si sono prefissati. E ovviamente non sarà facile perché molte sono nel girone insieme, però l'anno scorso si è avuto un'annata importante con molte vittorie di campionati, è vero. Non è retrocesso in terza categoria nessuna squadra, quindi è evidente che le nostre società sono organizzate bene sia dalla seconda categoria fino all'eccellenza, quindi nonostante le difficoltà che magari hanno anche altri territori, ovviamente non solo la provincia di Siena, però la provincia di Siena sta facendo davvero grandi cose, e l'anno scorso è stata un'annata di grandi successi, davvero grandi promozioni, e c'è stato anche un calciomercato importante anche di allenatori, questo è entusiasmante, sì. No? Perché c'è stata una bella girandola di mister, no? Da Marchi e Baroni che si sono scambiati la panchina, sì, Bonifacio è andato a Pianella, insomma. Davvero questo è bene, perché oltretutto sai, gli allenatori quando hanno ottenuto i buoni risultati da una parte è bene che vadano da un'altra, perché sennò rischiano anche di fare flop o qualche cosa, no? E quindi mentre in un'altra parte hanno più spinta emotiva per fare bene. Comunque sono allenatori bravi, che le ha detto, abbiamo nel nostro circuito provinciale abbiamo perlomeno una 6, 7, 8 allenatori di grosso livello. L'Ajax Siena in questo lavora tanto bene, no? Grandi allenatori, grandi aggiornamenti, un lavoro continuo per aggiornarsi, e poi il calcio è sempre un calcio moderno, no? Ne parliamo di questo, però si ammoderna sempre di più. È un'associazione che si muove molto bene e quindi fa continui aggiornamenti, e questi ovviamente si confanno a questi allenatori che girano nella nostra provincia. Ecco. C'è stata una bella girandola anche allenatori di categoria superiore, forse come Molfese, no? Che è andato dall'Asta, ha fatto grandi cose l'anno scorso, sì, è andato a Gaiole dove c'è una grande ambizione. Vero. Però Molfese veniva dalla Coligiana, se ti ricordi, insomma, aveva fatto dei campionati importanti, non era. Quindi
tutti allenatori che sono passati tanti anche nei corsi di allenatori della delegazione provinciale di Siena, parecchi di questi. E questi sono, questo è un merito anche all'AIA che organizza e aggiorna sempre allenatori sempre più preparati. Questo è importante perché in un momento di difficoltà, forse con meno materia prima, no, tra virgolette, di giocatori, l'allenatore può fare la differenza, è chiamato a farla. È chiamata a farla, anche se si sa benissimo che la fortuna degli allenatori sono giocatori, guardiamo in Serie A, insomma, si vede benissimo, no? La Juventus ha la fortuna di avere questa squadra, può cambiare, l'allenatore anche te, sono convinto di sì. Pensa qualcuno, forse te lo auguro, magari non sarebbe male, la mezza verità, è vero. Tra l'altro ci troviamo, voglio parlare anche con te dei paesi, no? Perché ci sono tante squadre che sono parte di paesi, erano alla presentazione del Comune Castelnuovo, non c'eri te, c'era Carlo Fusai. Sì, te l'ho detto, guarda, come sono nero, sei bianco. Sì, fate a metà di queste manifestazioni, c'era la presentazione di Croce Grossa, Pianella, Geggiano, poi Berardengo ovviamente. Mi aveva invitato, sì, il presidente Nepi, però gli disse guarda su qui che faccio un bel bagno nel mare, nel mare Tirreno. Avevi ragione, insomma, il sindaco Nepi è un comune come lui, è il Comune Castelnuovo, molto affezionato allo sport e ci vuole, no? questa passione e questo aiuto anche dei comuni per il calcio, perché sennò non è facile, no? Per le società. Assolutamente sì, credo sia una cosa importante e soprattutto ci vogliono dirigenti che si consolidino dentro le società, anche se si nota una cosa che è molto importante, non ci sono riambi a livello di generazionale, giovani, proprio generazionali, se non queste squadre che cominciano adesso, però da devono, terza categoria, da terza se ne categoria parte. Che però devono un po' in organizzarsi e soprattutto proseguire, perché per esempio la frontiera di Bertolle ha durato due anni e poi ha smesso. La Sinalonga ha durato due anni, arrivò in seconda, due, tre anni e poi ha smesso. Quindi ci vuole un consolidamento, hai detto e bene. Ci vuole il paese dietro. Un paese, quello che si diceva prima, no? Castelnuovo è un paese importante, un comune diciamo importante, sì, con quattro società importanti davvero. Prima c'era Nava 5, mi ricordo il sindaco Nepi diceva anche del San Gusmè ai tempi. Sì. Ci vuole un paese dietro perché il sostentamento e l'aiuto è fondamentale, no? Perché il cambio generazionale, ma è tanta gente che lo fa per, davvero per sport. Per senza persone. Dubbio, infatti hanno cercato molti sindaci per non dare diversi contributi a seconda delle varie categorie, di cercare di fare degli abbinamenti fra vari paesi, ma questo poi a lungo andare risorgano i vecchi campanili e io sono anche convinto che giusto che sia così, è perché come vedi non è facile mettere insieme nemmeno a livello di settore giovanile diversi paesi, ecco. Prima fu la Poliziana e poi ora praticamente c'è il Montepulciano Poliziana che farà la prima categoria e poi c'è l'Acquaviva, sono risorti via via queste realtà paesane. Verissimo. Tra l'altro, hai detto bene, hai introdotto l'argomento della terza categoria di cui volevo parlare, perché è l'unico campionato ancora che non è partito, che partirà il 15 ottobre, perché sono 12 squadre, un campionato a ranghi ridotti, diciamo, ma meno male sono nate altre società come il Monteroni, siamo contenti, la popolare Monteroni ritorna in terza categoria e questa è una cosa che ci fa felici, no? È un buon segno. Mi fa felici, siamo dati un grande affare per invogliarle a cominciare e qualcuna. Anche Mobili Sacchini, ma ho cercato di invogliare più che altro le società di paese, perché io non ho mai fatto concorrenza a lui, lo dico proprio a te, perché non mi interessano le società di Rione, di Contrada, eccetera, eccetera. Mi interessa la società di paese, perché belle sono le gare fra campanili diversi, è più sentito e tutto il resto, il gioco del calcio, e questo mi piace, e quindi sono contento abbia ricominciato il Montallese. Che è stato a dei livelli notevoli, ha vinto il Biancazzurra che era addirittura in eccellenza, è stata, quindi per non dire il Castiglion d'Orcia che prima si chiamava Asco, che più o meno ha sempre fatto la terza categoria, l'anno scorso ha cominciato al Petroio, quest'anno l'Asco, piccole borgate, piccoli paesi, ma con grande e animo. Castagnaio.
E Castagnau comincia a considerarle una piazza di calcio importante, sì. Considerata la Pianese, sì, che milita in Serie D. Però sono convinto che le gare sono più animate da una lotta che non è più una lotta semplicemente di giocatori presi in quella, e anche giocatori del posto. Come era un po' un tempo, era bello queste società. Era quello che si respirava, no? Quando tanti anni fa, quando iniziai io forse a giocare, c'era questo spirito. Ora è un po' perso, ovviamente, con questo diciamo affezionamento al paese. C'è realtà e realtà, no? Per esempio, cioè delle realtà riescono a creare uno spirito lo stesso, vedi il Pianella, certo, vedi Geggiano, vedi in certi casi il Tressa, il Badesse, sì, società che sta, perché insomma, è anche facile riunire vicino a Siena i giocatori che siano di Siena e che praticamente vanno anche per l'amore del calcio in questi paesini, in queste borgate a giocare. È un po' più difficile quando si comincia ad andare a Montalcino, si comincia ad andare Saquirio, a Biancazzagnaio, se non si prendono sul posto, perché insomma c'è gli spostamenti, benzina, spese e tutto il resto. Qui la differenza fa come a San Quirico, per esempio Torrenieri, no? Penso che sono delle piazze che vanno fatto sempre del calcio una costante, e quel consolidamento che si diceva, no? Lì ci sono società davvero importanti. Sono società vecchie, io ci ho giocato nei Torrenieri, per cui sono società di un certo tipo. Pensa che quando ci giocavo io nel Torrenieri si faceva ritiri, ritiri di un mese a Torrenieri, quindi pensa un po'. Era un altro calcio, però pensa un po'. Che facevate un mese a Torrenieri? 600-700 persone alle partite. Ma un mese a Torrenieri che facevate? Ma va bene, ti racconto. Passavamo del tempo, dai, in qualche modo, per altro non eri e facevi. Evidentemente era un paese un po' più vivo, perché sì, non l'aveva tagliato fuori la strada, allora sì, si doveva passare per forza di lì. Però insomma sono realtà che sono rimaste in quel modo, ben organizzate, e soprattutto sempre con dirigenti molto anziani, o presidenti onorari, o nel consiglio. Grandi persone. Qualche ricambio c'è restato, ma insomma in realtà ci vogliono queste persone. Sono grandi. Io ti potrei dare nomi tanti, che di questi sono praticamente la spinta di tutto, no? Che hanno fatto la storia un po', la base del calcio, sì, il calcio senese, perché se siamo qui a parlarne. Te le vedi in trasmissione in continuazione, ma più o meno sono le stesse facce, vai da Nario Meacci, da Barcelli, Nardi, che ne so, dai, io ne metto per dimenticarne qualcuno, la famiglia Berni ora purtroppo non ci ha abbandonato, certo. Però insomma sono tutti personaggi che hanno sempre frequentato il calcio dilettantistico. E prima di passare anche a parlare di queste società, anche dei risultati un po' che ci sono stati oggi, ne focalizziamo alcuni, il consiglio che si può dare a queste nuove società di terza categoria per consolidare le loro società, per andare avanti, qual è il consiglio che si può dare? Di non fare il passo più lungo della gamba, questo è il primo, guardare sempre alle sostanze economiche che si può dedicare alla categoria, e qui non sono moltissime se si usa i ragazzi del posto. Se piglia delle voglie per andare in seconda, bisogna guardare appunto anche se oltre alle voglie c'è anche la possibilità di andare in seconda categoria, perché succede che poi tutti i migliori ragazzi ti cominciano a chiedere qualche compenso, e allora lì bisogna essere organizzati. Fare conti bene. Esatto, e quindi questo lo hanno fatto moltissime società. Io ora, da dire la verità, ultimamente non è che le società sono fallite nella provincia di Siena. Sì, è vero, ultimamente non è stato così. Si sono fermate, magari un momento un pochino più impegnativo, hanno avuto meno pretese, si sono fermate in una categoria per rirearsi e poi rilanciarsi quando era il momento opportuno. È vero, questa penso sia un'idea giusta, un piano giusto. È il migliore consiglio che si può dare, dai, penso di più. Non c'è da. Poi ha parlato di ragazzi di paese, mi viene in mente il San Quirico, no? Che magari ha la fortuna anche di avere un bacino di grandi giocatori, perché San Quirico sì, ci sono, però loro sono un po' l'Athletic Bilbao, no? Lo dico sempre, della categoria, quasi tutti, praticamente tutti sono tutti di paese, è una fortuna anche averli bravi. Loro attingono da quella che ti dicevo, da quell'accordo della Val d'Orcia, no? Di quella società giovanile della Val d'Orcia, però nonostante ciò, se vogliono avere un po' di ambizioni, i fratelli Mangiavacchi, anche questo dal babbo ai figli, insomma, è passata a Poffo e via dicendo, che mi ha messo per la prima volta a fare questo, insomma, mi ha votato per fare questo incarico, tra l'altro è stato uno dei fautori di un tempo.
e devo dire che ci vuole grande passione e ci vuole anche un pochino di dedizione economica, perché i mangiavacchi qualcosa ci mettono, insomma, perché per arrivare in promozione non è semplice, no. Fai delle sagre e loro non le fanno, sai, la Varese, ha visto le Varese, si arrangiano per l'organizzazione, certo, a sagre del pesce, quindi salire in eccellenza è stato semplice. Insomma, semplice? Semplice no, perché non è stato sarà lì. Stato semplice? No, ma no, come risultati. Come società? Come società. Certo. Perché era organizzata, se no l'hanno ripescata e sarebbe stata in difficoltà ad accettare se non era pronta. E andiamo a parlare anche guardando anche un po' i risultati sulla pagina di Sport Siena, per vedere un attimino anche i marcatori, no? Chiedo sempre a tanti amici e ci illustrino, ci anticipino magari in tempo reale quando arrivano i risultati, anche più giusto per vedere i marcatori, no? Almeno si vedono, sì. È bello più che altro condividerlo su una pagina social, perché almeno tutti vedono chi ha segnato. Una cosa, insomma, tra l'altro, come si diceva, di paese tra virgolette. Questi sono un po' i risultati di oggi. Il primo, come si vede, Zenit Audax 0 Badesse 1 all'ottavo del secondo tempo. Marchi ha regalato una grande vittoria a mister Polidori in eccellenza, insomma, le Badesse nel campo difficile dello Zenit Audax, partito col botto, insomma, una buona vittoria, no, per le Badesse. Sì, questo è un altro degli allenatori che è un allenatore importante, passato dal Poggio Ci Bonzi, insomma, professionismo in questa categoria, quindi Polidori è bravo. Si trovano alla prima volta in questa categoria, ma credo che se la caveranno. Sì, perché c'è un forte spirito di gruppo in quella società. Sì, è vero, no? Davvero, dal presidentissimo Berni, alla famiglia Berni, che ha già accennato, poi il DS Stazioni, dove lo mettiamo? Stazioni. Lo Stazza, davvero, che salutiamo, è veramente un grande del calcio. Un animatore. Anche, e ci vogliono anche questi, no? Nelle società, sono questi che mandano avanti le società, sinceramente. E quindi un grande staff, mister Polidori, una grande vittoria in trasferta all'inizio del campionato, così sul campo dello Zenit Audax, una vittoria che fa ben sperare, nonostante, non so se lo sai, te l'ho accennato prima, la partenza di Bomber Bartolini, che ha cambiato casacca prima del 19. Sì, stai più dietro al mercato. Lo capisco, fai benissimo, me l'hai data notizia stasera. Bartolini è passato al Poggio Bonzi. Purtroppo quelli sono dei livelli in cui anche rimborsi contano, chiamiamoli rimborsi. Sì, sì. Anche rimborsi benzina contano, per cui insomma, non è stato molto serio da parte sua. Però d'altronde se ha ritenuto di farlo vuol dire senza addentrarci ovviamente nelle scelte di nessuno, perché si sa che fino al 19, se non sbaglio, di settembre è possibile, anche se ha giocato a qualche partita ufficiale, cambiare casacca, ovviamente con un accordo delle parti, quindi è passato al Poggio Bonzi nonostante la partenza di un bomber che ha fatto 30 gol nel Grosseto, insomma, credo sia scaduto il termine dei trasferimenti, no, il 19 penso, insomma, ovviamente è scaduto venerdì sera, perché... allora l'hanno fatto prima di venerdì, insomma, l'ultima lista. sì, non sapevo la data precisa, però aggiornato, insomma, che era l'ultimo momento in cui tutti potevano trasferirsi. Ecco, ok, è stato fatto. L'ultima lista è una cosa molto seria, quella, perché alle 7 della sera si fa come fanno al Gallia. Visto. Qui non siamo al Gallia, siamo all'hotel. Lo sai, Belvedere, però un po' in proporzione, si è chiuso le liste. E quindi c'è stato questo cambio, però dicevano ha portato sfortuna, anzi, una grande vittoria in trasferta per le Badesse. In eccellenza, siamo contenti, no? Di questo, facciamo un in bocca al lupo ovviamente alle Badesse e a tutto lo staff e al paese. Per l'amor di Dio, sono contentissimo. C'è una storia anche a Badesse, nell'Amatori vincevamo, quindi c'è una storia di quell'epoca. Ecco, ma le Badesse si sono sempre rinnovate, riformate. Sì. Anche loro hanno avuto un periodo, no? Sì, partivano la terza categoria, ma hanno fatto un razzo di arrivare dove sono arrivati. Incredibile. Perché c'è dietro una società con poche persone, in verità, però molto coese. È vero, perché Maurizio, è veramente vero, perché lo sappiamo tutti, la ditta Levori lo sanno in particolare. Grossi soldi e patrimoni alle Badesse non ci sono, però c'è un grande affiatamento. È un sapere di calcio, bisogna dire la verità, non magari anche quello fa la differenza. Ma anche i giocatori ci vanno volentieri, perché uno stadio, il campo, a parte quest'anno ha sofferto per la siccità,
ma comunque ci vanno volentieri perché è un gruppo sempre ben organizzato, si fa le cenette e quelle tante volte pagano più di 5 euro in più o 10 euro in più, fanno comodo per fare l'amalgama della squadra, fare gruppo eccetera. E quindi, ne sa qualcosa perché ne ha sempre detto ne so qualcosa sì. E andiamo avanti a vedere allora anche gli altri risultati, andiamo a dare un'occhiata, anzi prima facciamo una piccola pausa, ci vediamo tra poco, sempre Maurizio Madioni, parleremo di tutto il calcio, insomma andremo avanti a parlarne prima di dare la linea nuovamente ad Alessandro Lorenzini, a tra poco. Eccoci qua di nuovo insieme, Domenica Sport Sera continua, parliamo ancora dei dilettanti, l'angolo dedicato ai dilettanti, lo facciamo insieme al super ospite stasera Maurizio Madioni, presidente provinciale FIGC. Dove eravamo arrivati Maurizio? Badesse ne abbiamo parlato, andiamo a vedere un attimo gli altri risultati per vedere un attimino cosa hanno fatto le senesi, no? Purtroppo perché hanno perdicchiato oggi, nelle categorie sopra, là sta pezzo un caso. Hai ragione, infatti andiamo a vederlo, perché il Pianella subito dopo andiamo in ordine. Magari ma così. Tempo di riprendersi. Sì. Pianella Mazzola Val d'Albia, la prima categoria, partiva subito con un derby di quelli fantastici tra Pianella e Mazzola Val d'Albia, con Pianella il nuovo allenatore Bonifacio che veniva dal Montalcino, mentre mister Pezzatini della Chianticiana è passato al Mazzola Val d'Albia. Quindi due allenatori nuovi, due squadre riformate molto, forse più ancora il Pianella. Cortecci era andato in vantaggio il Pianella con un rigore di Cortecci che è ritornato al calcio, ne siamo contenti, il giovane Cortecci centrocampista che oggi ha giocato un po' più avanti, calcio di rigore all'ottantesimo, poi il Prugnoli al novantesimo, all'ultimo minuto ha beffato il Pianella, beffato, come si dice in gergo. Ha beffato il Pianella, esatto, è un Prugnoli l'ultimo minuto, sì, vediamo, ha pareggiato, quindi un 1-1, un derby, sono belli, no? Questi di prima categoria soprattutto belli. Io ci vado volentieri a vederli perché poi non, gli arbitri le manda al regionale, per cui io quando c'è la terza è un po' più difficile, non è colpa perché l'arbitro della mia sezione, ma quando le manda regionale io non ci fa niente sulle designazioni, quindi non hai colpa, la vedi tranquillamente, non ci fa niente nemmeno in terza, ma insomma indubbiamente la vedo più volentieri, ecco, la partita. Sì, è stato un bel derby subito, ce ne saranno tanti ovviamente in prima categoria, e queste sono due squadre possono far bene, il Mazzola Val d'Albia è fatta ancora. Visto il Tressa dove sei te, ha vinto il Tressa, vedi subito sotto, si scende, ha risegnato un'altra rivolta, no, invece no, l'assist, vedi, ho messo anche gli assist addirittura. Si prova a migliorare. In seconda si gioca un altro di derby in derby, Tressa Serre 3-0, Bellandi Pucci e l'assist, uno di Nuti, uno di Pucci, uno di Bellandi. Insomma, sono andati la riparte. Pucci era nella Poggiomonte, mi sa che è stato anche rappresentativo. Classe 96, veniva da Querce Grossa, giovane, tutto mancino. Ma forse è stato anche nel Poggi Ponzi, ci stava, non so. Virtus, insomma, un buon giocatore, un altro bel derby dopo quello di prima categoria, in seconda categoria nel girone N c'era questa tra Tressa e Serre, anche qui Zanelli è rimasto a Tressa dopo essere subentrato l'anno scorso, invece Manieri è arrivato alle Serre, una grande girandola di allenatori, come si diceva anche lì mi hanno invitato alla presentazione quando dovetti andare a Pienza, non c'ero mai stato, per il Natale a trovarsi. Come è andata a Pienza? Pienza perché no, benissimo, sì, era una realtà molto viva e soprattutto hanno grosse ambizioni per vincere il campionato. L'anno scorso ci sono andati vicini, sono arrivati secondi, quest'anno hanno una gran voglia di vincere. Hanno cambiato anche il girone, che sono venuti nel girone. Hanno fatto una bella squadra, credo che oggi non lo so che hanno fatto. Oggi non so se è arrivato il risultato, ho guardato, ma non voglio dire una sciocchezza, però una bella squadra mi sembra ha vinto 2-1 comunque, una buona squadra, mister Denis Pecci, ex San Quirico che conosciamo, è davvero un grande allenatore, giovane, questo è buono, e il Pienza si sta ha fatto buona impressione, non lo conoscevo tanto, sì, è un'ottima persona, ci ho parlato in quell'occasione e devo dire che se anche spinto
molto avanti per dirgli insomma sia io che lui per sbilanciarsi, sì, insomma, per vedere se Pienza faceva questo salto di categoria. E vedremo, insomma, e speriamo, perché è una grande società, insomma, ha militato anche in prima categoria. Sì. Pienza e Bettoli, ti ricordi, sono stati lì l'anno scorso. Certo, è stato un finale fantastico, bellissimo. Abbiamo visto, intravisto nei risultati invece, dopo il Tressa, infatti c'è il Chiusi e Geggiano, sono lo stesso girone del Tressa, girone N, che è quello senese Aretino, insomma. Sì. Chiusi Geggiano 0-0, Grippo del Geggiano sbaglia un rigore, peccato, perché il Geggiano, che poi è un po' il Meroni, no, che si è spostato. Sì, Grippo, sì, è giovane il Meroni. Sì, è un po' un gruppo storico che si è spostato, e peccato perché Geggiano, che è una squadra quasi tutta di terza categoria, se ricordiamo il Meroni, il gruppo storico che ha seguito il mister, peccato perché potevano battere il Chiusi in un campo difficile. Ma ti dirò di più, il buon Quercio, il presidente del Meroni, aveva pensato anche a fare la seconda categoria e forse sarebbe stato anche ripescato, perché nella logica era arrivata più là nei playoff, sì, livello. Però poi in realtà ha detto, ma insomma, ora questi hanno voglia di fare sicuramente un campionato, un'esperienza di campionato di seconda categoria. Mi è capitata questa occasione, mi sono stati chiesti tutti i giocatori e ci sono andati volentieri, allenatori e giocatori. Sì. E questa ha fatto sì che lui non facesse la terza categoria, perché è un numero. Ha preso una pausa, diciamo, no? Speriamo, perché non è facile rifarsi un gruppo di giocatori, come diceva lui, perché venivano dal settore giovanile, in parte dal Siena Nord, no? C'era, mi sembra, anche il Convito, non mi sbaglio. Sì, c'è ancora. Per cui non è facile rifarsi, però io l'ho invogliata di rifare l'Unione e ti rifei per la terza categoria. Infatti gli aggiusta un consiglio fantastico, così come ha fatto la Virtus. E chissà che poi, insomma, il gruppo storico è sempre a Geggiano, quindi vedremo cosa faranno quest'anno. Sono partiti bene in un campo difficile come il Chiusi, un sintetico, un pubblico caldo, peccato per il rigore, se no erano tre punti davvero pesanti, e comunque un buon esordio, dai, una squadra che potrebbe avere difficoltà, no? In seconda categoria, un girone dell'Aretino senese non è facile. Non è facile, però noi ci difendiamo sempre bene, ti dico la verità, anche nel girone grossetano, il Re di Cofani è una vita, sì, fa la seconda. Oggi ha vinto 6-0. Si salva bene. Oggi 6-0 ha vinto. Ora c'è anche il Ponte d'Arbia, mi sembra. Anche Ponte d'Arbia, quella che ha perso per la Sorba. Ora infatti guardiamo anche i risultati, andremo a vedere i risultati subito. Andiamo a vedere, scendiamo un po' su. Sono preparato. Preparatissimo. Il Ponte d'Arbia, scendo un attimo, ha perso 2-0 in casa contro il Cinigiano. Questo forse è un mister Borghi, è un nuovo allenatore, cioè un nuovo allenatore, è andato anche lui, ma sai, il primo anno, si abbiano un po' livellato la squadra, forse è un attacco, è andato qualcosa, via al Ponte, è andato via il direttore sportivo, sì, Fuzzoni, o poi hanno prima partita, ci può stare, ci può stare, come la Santa Fiora alla Sorba invece andiamo. Guarda, sempre la Castorese ha vinto la Butese, sì, Santa Fiora alla Sorba, stesso girone, Micheli Davide ha portato in vantaggio la Sorba. Poi mi consenti, certo, di fare un in bocca al lupo al mio amico Fabrizio Scarpellini, un grande in bocca al lupo a Fabrizio Scarpellini per una guarigione, perché siamo qui ad aspettarti, zio. Sì, davvero, perché anche a Casole è stato un grosso dispiacere, ma per tutto il calcio senese, però personaggio noto nel calcio senese, personaggio notissimo, anzi lo salutiamo in bocca al lupo ovviamente, di tutta la redazione di Sena TV, ovviamente siamo, scusa se ho fatto questa parete, no, anzi, dovuta, mi ha dato l'occasione. Ti ringrazio, anzi veramente un ringraziamento e un saluto veramente affettuoso. Dicevo, la Sorba che ha pareggiato nello stesso girone del Ponte d'Arbia, la Sorba ha fatto tanto bene l'anno scorso, la Sorba è una di quelle società che con tutte le difficoltà del caso stanno facendo davvero grandi cose per mantenere il nome della Sorba, che la Sorba è davvero una delle società più storiche della provincia di Siena. Sì, ora sono appassionati anche del calcio a 5, sì, stanno andando avanti anche quelli, però insomma loro si mantengono sempre in una buona posizione di classifica. Anche oggi il pareggio a Santa Fiora, sai, Santa Fiora è sempre un campo sulla montagna. Ostia. Sono stato l'anno scorso, è un bene esserci andato con la neve, sono stato la neve io. Se ci va l'inverno un po' più dura, sì, preciso, a febbraio era dura. Il pareggio è sempre buono, è un inizio
che ideale. Ci può stare, sì, 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 ideale, ci può, sì, stare la grande, la grande. E ritorniamo un po' ai risultati, perché abbiamo intravisto anche altri, scusate l'ordine casuale, ma quando ci danno le notizie, guarda, così, lo Stagia ha vinto lo Sporting Poggibonsi, ecco, parliamo anche dello Stagia, lo Stagia del girone I, quello senese, fiorentino, un gol De Pau e Zazzeri, esatto, con lo Sporting Poggibonsi. Questo era un altro derby, un grande 2-0, è davvero un buon risultato per uno Stagia che si è rifondato veramente, eh, no? Sì, la busta brutta l'anno scorso, sì, è proprio brutta brutta, perché play-out era all'ultimo minuto, all'ultimo minuto, ma era ultimo per, sì, sì, si dice, ma Stagia è retrocesso, sì, invece fece un exploit in fondo e si è salvato come altri hanno fatto a play-out. E alcuni del Geggiano invece, ha visto che segna sempre il Carone, Carone e Bindi rappresentativi, sì, e passano, e invece del Geggiano sono passati alcuni allo Stagia, no? Sono stati dei cambiamenti, mister Regoli era il Geggiano dallo Stagia, se ne sono portati dietro gli allenatori. Il calcio mercato estivo ci siamo divertiti, devo dire la verità, insomma sono state tante le bombe date, quindi sì, è bello, ecco, bello, sì, è avvincente, e quindi lo Stagia parte con il piede giusto in questo girone. Andiamo a vedere anche il Castellina, perché insomma in quel girone ce ne sono tante, come il San Miniato, anzi vedo prima San Miniato Cambiano 1-0, Piccardo migliore in campo, Morelli che è un centrale difensivo, ex Geggiano anche lui, Piccardo un giocatore invece di Quercia Grossa, sì, grande, grande gol e grande vittoria, perché San Miniato si è buttata, dove aveva vinto il campionato di terza, si è buttata in questa nuova avventura in seconda. È un'avventura, nello stesso tempo se l'hanno fatto questo salto vuol dire che ci credevano, avevano, certo, la possibilità di farlo, sono stati tanto in terza categoria a soffrire la terz'ultima, quart'ultima, ventultima posizione, sì, per bloccare i giovani, perché sì, sì, San Miniato c'ha un bel settore giovanile, e sta migliorando la grande, Mazzola, idem, sono settori giovanili, Mazzola, Valdarbio, sono settori giovanili importanti nella nostra, sì, provincia, questi per non dire Gracciano, per non dire Chiusi, sono i settori dove, sì, che offrono maggiori giocatori alle rappresentative, e quindi di conseguenza poi alle società, perché sono il futuro, età, quando sono pronti, che c'è poco da dire, sono ovviamente il futuro. E ho visto anche il Radicondoli e il Berardenga, e sono sempre nel girone I, questa volta non è colpa tua, però il Radicondoli non è merito quest'anno, non era colpa tua l'anno scorso, e il Radicondoli ora è in un girone fiorentino, l'anno scorso era all'Elba andava, quindi sono contenti di essere qui nel girone fiorentino, 2-2 con il Cerbaia, Brandani, poi il Cerbaia al dodicesimo, poi il Cerbaia aveva, Brandani segna sempre, segna sempre. Cerbaia e Cerbaia in 3 minuti aveva ribaltato il risultato, poi Giannopolo al 47esimo ha fissato il punteggio sul 2-2, un ha vinto come era nelle previsioni, un Radicondoli che pareggia il risultato del Berardenga, che invece in trasferta, stesso girone I, Berardenga 2-2 sul campo del Montaione, Fanetti e Marcocci, anche Marcocci un nuovo arrivo, il terzino sinistro ex Montalcino a Chiantigiana è andato subito a segno, e quindi una grande bagarra in questo girone con diversi pareggi. Hai parlato di Casolese, prima lo vediamo, Butese-Casolese 2-3, una partita davvero pirotecnica, un Parigi Nencini, doppietta ancora, Nencini era l'uomo, sì, di Fabrizio, esatto, lo portava dietro da tutte le parti, e lui era è tornato a Casole per lui, ovviamente, per Scarpellini. Sicuramente sì, poi sì, ora sì, ci è rimasto perché Fabrizio ha avuto questo inconveniente, però se l'è sempre portato dietro. È sempre il suo pupillo. Con l'anno che è andato a Geggiano e che fece, sì, scalpore anche là, perché è un buon giocatore. Accidenti, Nencini infatti l'anno scorso ha fatto fior di gol in prima categoria, quest'anno ancora Casolese è partito subito con una doppietta, quindi non male, non male, non male, no, assolutamente. Andiamo a vedere ancora i risultati, eccoli qua, sotto Casolese abbiamo il Manciano con il Querce Grossa, il nuovo Querce Grossa di Mister Marchi, arrivava dal San Quirico dopo aver vinto un campionato e aver riportato il San Quirico in promozione, 2-2 all'esordio in un campo non facile, il Manciano è una grande squadra, è Campaccio, e quindi un autogol Nesi, e il migliore in campo è stato Bagnacci, però non oltre il pareggio, ma ci può stare, no? Il primo Nesi campionato ha fatto autogol? No, è un autogol Nesi, con Arnesi si vinse la rappresentativa Juniores, fece un gol anche in finale, questi ragazzi sono passati tutti da tutti, te, li conosco tutti, a questo punto di vista me li ricordo, quindi sono passati, sei un grande talent scout, per la mia trasmissione sei oro, perché li conosci tutti, no, li conosco quelli che vengono ad
dai settori giovanili nostri e che hanno già la rappresentativa. Lui me lo ricordo benissimo, era un ottimo centravanti allora, e lo conferma in continuazione tutti gli anni, perché certo, credo segni sempre una decina, 12, 15 a seconda dell'annata. E il Carone uguale. Ora parliamo anche di lui. Una Quecce Grossa, Marchi è andato ad allenare una grande alta società, Quecce Grossa, con un presidentissimo come Gigi Mori, è davvero un gentiluomo forse del calcio. È una dirigenza giovane, perché è giovane. Gigi è giovane. Anche lui però sa condurre bene la società e devo dire tentano da un po' di anni di salire di categoria. Speriamo, ma anche hanno preso apposta insomma per vedere di farcela. Speriamo, partito al piede giusto possiamo dire, perché un pareggio a Manciano ci può stare. Prima di chiudere andiamo a vedere, a scorrere tutti e ridare la linea più che altro a Alessandro Lorenzini gli altri risultati, perché mi faceva piacere parlare anche di Amiata Gracciano, che è andato in gol Bruno e è stato un pareggio importante, e il Scarlino Virtus Asciano. Asciano l'anno scorso ha vinto playoff, è andato in prima categoria, e 1-1 all'esordio a Scarlino, gol di Maggi al 25esimo, quindi un buon inizio. Davide Montalcino Astinese 4-1, Barbi Davide, Bambini, Barbi Davide, Dioc, insomma, solo questi hanno segnato, fanno paura. Mancava Pecchi, sì. Comunque una grande vittoria subito all'esordio, 4-1 con la Castiglionese, che insomma non sempre fa alti e bassi la Castiglionese, però penso sia una prova di forza. Esatto, Castellina, Scalo, gol di Tramonte, San Cascianese 3-1, una grande vittoria. Torrenieri, dicevi, Carone Lindi. L'amico Mirto Ceccarelli. Esatto, mentre Torrenieri in prima, l'esordio in prima categoria, vince 2-0, un gol sull'Argentario, una squadra ostica, con gol di Carone e Bindi, e davvero segnano sempre, no? Sia Carone sia Bindi. Un campettino piccino, si vince male a Torrenieri. Bisogna saperci giocare. Sì. E in fondo vediamo anche, c'era Lucignano Torrita, Lucignano va bene, diciamo, perché ha fatto con Bucciarelli, perché due Donati, portiere, Bucciarelli, Massimiliano sono andati a giocare a Lucignano e ha segnato subito all'esordio, 1-1 con il Torrita. Quindi hanno pareggiato. Hanno pareggiato 1-1 e eccolo qua, è stato un bel... Ma è stato un inizio, diciamo. Sì, è andata male come abbiamo detto. Qualcuno ha perso in casa, ma c'è stato anche, ha avuto delle vittorie esterne e dei buoni pareggi, venendo nel complesso i risultati fatti. Prima di salutarti, l'unica nota negativa, forse quelle più ampie, sono state in promozione, dove c'erano state grandi gioie l'anno scorso, ma l'Asta ha perso in casa nonostante il gol di Graziano contro il Donoratico, il San Quirio ha perso 4-1 in casa dell'Armando Picchi. Questa è un pochino più robusta, però l'Armando Picchi è una società di livello, è facile vincere. È in promozione, poi insomma la squadra... Donoratico ragazzi è un paesone. Si scherza, no, quindi ci può stare ovviamente, peccato di come la Chiantigiana che ha perso 3-2 in trasferta all'Arno Castiglionese, insomma si rifaranno domenica prossima. Esatto, quello siamo sicuramente, e il Chiusi che ha perso l'Astennovese 1-0, insomma non è andata molto bene, però... Sì, nella promozione mi sembra i risultati siano stati negativi. Però sai, un campionato strano, ostico, la promozione l'Asta si è giocata anche ai playoff, non era facile, in promozione comincia a essere difficile. La promozione e l'eccellenza hanno un salto notevole dalla prima. Ce l'hanno, sì, e non solo per le quote. Allora, Maurizio, grazie mille per la tua professionalità, insomma, ami questo sport. Ormai lo vivo da tanti tempi, conosco tutti, e quindi bene o male. Ci si starebbe altre due ore. Ma se tu volessi parlare di calcio con me, dilettanti. Sta tornando Alessandro Lorenzini, bisogna dargli. Certamente, l'amico Alessandro lo ha lasciato spazio. Allora, aspettaci Alessandro, un saluto e andiamo in pubblicità, e poi Alessandro Lorenzini, domenica Sportsera continua. Grazie Maurizio, grazie davvero. Grazie a voi e grazie a tutti gli spettatori e agli appassionati dilettanti che seguono, sono convinto, attentamente la tua trasmissione. speriamo di sì. Allora, un saluto ovviamente, aspettate dopo pubblicità Alessandro Lorenzini, a tra poco. Eccoci tornati in diretta domenica Sport Sera su Radio Siena TV. Andiamo però subito Grosseto, perché è cambiato il risultato fra Gavorrano e Robur Siena. In collegamento con noi c'è Fausto Fabenelli. Fausto, buonasera.
Buonasera Alessandro, terminato la prima frazione di gioco pochi istanti fa, il direttore di gara Paolo Bitonti della sezione di Bologna non ha concesso neanche un minuto di recupero e ha mandato a riposo le due squadre. Roburi in vantaggio 1-0, decide Marotta con un gran diagonale a segno al settimo del primo tempo. Robur che ha, io ho contato almeno 6, ha creato almeno 6 occasioni da gol, prima l'aveva fatto, prima del gol di Marotta l'aveva fatto Boulevardi al secondo, poi successivamente ci sono state altre opportunità con Neglia atterrata in area, c'era qualche dubbio su questa possibilità della concessione del calcio di rigore dove il direttore di gara ha però sorvolato, lo stesso Neglia ci ha riprovato in un'altra occasione, una conclusione di Vassallo ben servita da Neglia e poi una mischia in area fumonda al 37esimo quello Robur che non è riuscito a trovare però il gol del 2-0. Va anche detto però Alessandro, ad onore del vero, che dopo il vantaggio di Marotta la Robora, come non dico ho avuto paura, però un po' arretrato il baricentro, il raggio d'azione, concedendo alla Cavorano campo, Cavorano che tra l'altro ha sferrato anche il pareggio soprattutto al 12esimo con un tiro da fuori area che Pane è riuscito a smorzare in due tempi, un po' quello che si era così rivisto dopo i 20-25 minuti davvero importanti con l'Arzachena. Squadra che arretra il proprio raggio d'azione e ha come ha avuto un po' paura, anche se va detto, come dice spesso l'allenatore della Siena, mister Michele Mignani, in campo ci sono anche gli avversari. Certo. Poi se andiamo sulle occasioni create, Bella Robo purtroppo ne ha create tante ma non è riuscito a trovare la zampata del raddoppio. Ci aggiorneremo Fausto con te nel corso della nostra trasmissione, intanto fine primo tempo il Robur in vantaggio con il gol di Marotta all'ottavo minuto. Grazie a Fausto Fabianelli, noi cambiamo argomento, parliamo di basket, torneremo ovviamente a parlare di calcio anche durante appunto la nostra trasmissione, ma poi nella parte finale con i commenti relativi alla partita della Robur Siena insieme a Francesco Guidarelli che ci raggiungerà in studio. Parliamo di basket perché la Menzana, la Sandorif Menzana esce vittoriosa dall'amichevole alla Spezia con la Fortitudo Bologna, amichevole di lusso, 71-60 il risultato finale. Ecco le immagini di questa partita che vi riproporremo poi anche dopo la nostra trasmissione, dopo domenica sportsera, quindi uno scalino in più fatto dalla Menzana in questa fase di preparazione in vista poi dell'esordio in campionato, in vista dei prossimi test amichevoli. Prima di questa amichevole però noi abbiamo fatto il punto della situazione con il presidente Guido Bagatta che ci ha concesso un'ampia intervista, quindi noi prima di tornare poi anche con Alessandro Bonelli a parlare di questa amichevole vi proponiamo l'intervista al presidente della Sandorif Menzana che, come dire, ci fa il quadro della situazione. Ascoltiamolo insieme. Qui alla Spezia in preparazione della partita amichevole che la Menzana tra poco disputerà contro un'avversaria storica, come può essere così definita la Fortitudo di Bologna. Siamo con Guido Bagatta, il presidente della Menzana, e è un piacere averlo intanto ai nostri microfoni e sentire una sua impressione intanto per cominciare per quanto riguarda l'organizzazione di questo torneo, la disputa di questa partita amichevole. Ma sai, quando si arriva in una terra dove il basket è un po' così, ma la Liguria, dove il basket ha avuto tanto fino a un certo punto, poi si è un po' perso, tranne quello femminile dove sta andando molto bene, e per due squadre invece blasonate come la Fortitudo e la Menzana è un po' come andare a pubblicizzare uno sport in una terra dove appunto questo sport non ha la presa che ha in Toscana e soprattutto a Bologna, quindi siamo un po' degli ambasciatori e vediamo di ambasciare bene. Due piazze storiche, due piazze con un grandissimo passato, attualmente nella serie inferiore alla serie massima, però ambedue sicuramente con un grande desiderio di tornare dove magari il pubblico anche italiano si aspetta. Per quanto riguarda la Fortitudo un grande fermento perché sappiamo che hanno già superato quota 3.000 abbonamenti, ma anche Siena si sta muovendo bene.
Sì, beh, Bologna è un posto dove se ci mettiamo io e te a fare uno contro uno probabilmente 100 persone pagano per venirci a vedere, quindi non fa testo Bologna sia sponda Fortitudo che sponda Virtus. Noi stiamo andando bene, siamo attorno ai 1000 con la prelazione, quindi adesso tocca a quelli che possono abbonarsi e non l'avevano fatto negli anni scorsi. Abbiamo sicuramente un bel prodotto da venire a vedere. Adesso ovviamente l'Elson Turner è fermo per infortunio, ma sarà molto presto di nuovo disponibile. Siamo due squadre, intendo noi della Fortitudo, torno al discorso precedente, che non appartengono alla 2 come blasone, come nome e tutto. Purtroppo il campionato è fatto in un modo, le promozioni sono una, quindi la promozione è una, quindi per motivi anche aritmetici non andremo tutti e due su, molto più facile che ci vadano loro di noi, anche perché loro stanno preparando un ritorno già da qualche anno e se lo meritano, perché è una squadra che deve stare in A1, la Fortitudo, anche perché ci deve essere il derby di Bologna per tutti. Noi ce la giochiamo quest'anno e poi comunque l'anno prossimo con 3 promozioni sarà molto più facile. Soddisfatto per la costruzione quest'anno della squadra della Menzana? Soddisfattissimo. Lorenzo Maruganti, che è il nostro in realtà general manager, anche se passa sotto la definizione di direttore sportivo, ha fatto le cose al meglio. 2 americani super da A1 che sono in A2, un telaio di italiani perfetto, una futura superstar come Marco Simonovic. Abbiamo già avuto 3 scout NBA che sono venuti a vederlo e che ci hanno chiesto informazioni, a magari andare nel draft di giugno, io glielo auguro, staremo a vedere. Quindi la squadra, diciamo, come costruzione a tavolino è perfetta. Obiettivo della stagione, un piazzamento magari nella griglia playoff? Quello sicuro, l'obiettivo è far divertire, divertirci con un piazzamento nella griglia playoff, magari anche qualcosina più di un piazzamento, insomma arrivare ai playoff con un secondo, un terzo posto potrebbe essere già un buon risultato e poi giocarcela fino in fondo. Perfetto, parlando invece di Guido Bagatta, nuovo presidente della Menzana, quali sono le sue sensazioni? È da poco che è stato eletto presidente in una città che chiaramente conosce benissimo, ma in ogni caso in una veste assolutamente nuova per lui, così anche come il ruolo è sufficientemente nuovo in quello che può essere considerato il normale contesto del basket. Ma guarda, è una bella esperienza, molto più semplice per quanto riguarda quello che succede in campo rispetto a quello che succede fuori, perché c'è una gestione di un'organizzazione, tra l'altro di 2 parti che si uniscono come il consorzio e la proprietà della famiglia Macchi. C'è un territorio da motivare, un territorio da andare a prendere, nel senso imprenditori e personaggi che possono essere coinvolti. È un lavoro enorme da fare, come tutto dopo un uragano, un diluvio, senza usare termini troppo drammatici, è tutto da ricostruire. È stato già fatto molto in questi 2 anni e mezzo e cerchiamo di portare a termine il risultato. Chiaramente la promozione in A1 sarebbe l'obiettivo principale, poi però il problema è che in A1 tutto costa molto di più, con le regole attuali si va ad avere budget 3 volte tanto per poter fare e mettere in campo una squadra che se la possa giocare attorno al 6° all'8° posto. Staremo a vedere, Trento ci è riuscita, in poco tempo ci riuscirà di nuovo la Menzana. Guido Bagatta, che sappiamo, a parte la presidenza della Menzana, molto impegnato anche nella sua attività professionale, quanto potremmo vedere Guido Bagatta a Siena, intorno al Palasport? Il più possibile, sto già in queste settimane facendo 2 notti e 3 giorni a Siena, poi adesso vediamo quando inizia il campionato cosa succederà, però sicuramente il più possibile, anche perché ormai è diventata come una mia figlia adottiva la Menzana, quindi io mi sveglio pensando alla Menzana e vado a dormire pensando alla Menzana. Quindi una presenza che speriamo veramente costante, così come ci aspettiamo tutti un ottimo rendimento da parte della squadra. La compagine societaria mi sembra assolutamente guarnita e completa in ogni posizione. Assolutamente sì, siamo a posto. Poi ripeto, una
stagione sportiva può succedere di tutto, in campo e fuori. Staremo a vedere, però per adesso siamo a posto. Grazie, in bocca al lupo. A voi, grazie dell'ospitalità e forza Melsana, sempre. E questo il presidente Guido Bagatta, prima appunto del test amichevole di lusso contro la Fortitudo, poi battuta dalla Sandorini Fiemenzana 71-60, in un amichevole che ha sancito, come dire, una crescita della squadra di Giulio Griccioli. Al di là dei risultati in questa pre-season, ovviamente è importante che la squadra cresca dal punto di vista della chimica di squadra, della amalgama del gruppo, tanti volti nuovi ovviamente costruiti attorno, una squadra costruita attorno comunque a delle conferme importanti, Masciarelli, Vildera, Cappelletti e Saccaggi, l'innesto, come diceva anche Guido Bagatta, dei due americani con Elson Turner che è stato ancora a riposo per questa amichevole. Per fare davvero due battute, il punto della situazione su questa amichevole e sulla Melsana, abbiamo in collegamento telefonico, lo ringrazio, Alessandro Bonelli. Alessandro, buonasera. Ciao Alessandro, buonasera a te. Allora, io l'ho definito un altro passetto in avanti, no? Quello della Sandorini Fiemenzana contro la Fortitudo, al di là della vittoria che è comunque prestigiosa, ci fa piacere, anche se non porta punti, però battere la Fortitudo Bologna, questa Fortitudo Bologna è senz'altro un risultato positivo, ma è uno step importante in questa pre-season, no Sandro? Direi proprio di sì, è una vittoria che dà anche morale, perché per quanto la partita sia una partita amichevole, una partita di pre-season, come hai giustamente detto te, l'avversario è un avversario storico e chiaramente il Palasport di La Spezia era pieno di tifosi fortitudini. La Melsana ha giocato molto bene, soprattutto nel secondo tempo, con una difesa di squadra molto aggressiva, una ottima fluidità in attacco e nonostante l'assenza di Turner, i giocatori italiani e quelli nuovi e quelli vecchi hanno giocato molto bene, hanno innescato perfettamente Ibanks. Insomma, un bel secondo tempo per una Siena che ha dimostrato alla fine di avere anche più energie a spendere. Sandro, i prossimi impegni, ovviamente la prossima amichevole a Pistoia e poi ci affacciamo davvero verso l'inizio della stagione. Esatto, dopo l'amichevole con Pistoia giocheremo poi per il campionato il primo di ottobre, una trasferta certamente complessa, quella di Casale, dove però la Melsana spera di poter in quell'occasione poter rimettere in campo anche Turner, che da quello che mi risulta già in questa settimana comincerà a muoversi un po' di più, anche se questa settimana sarà per lui essenzialmente una settimana di riposo e di terapie, certo, per riassorbire perfettamente dall'infortunio, e poi la settimana successiva di preparazione si spera per potersi in qualche maniera collegare alla squadra per quella partita che definirà l'inizio del campionato, e quindi intanto i primi punti da giocare in palio in una trasferta comunque, come dicevo, sufficientemente complessa come quella di Casale. Comunque mi pare che tutto per ora stia funzionando abbastanza bene, che ci sia un bel morale, ci sia un bel gruppo che sta lavorando insieme, un bel affiatamento tra i giocatori e un desiderio per tutti di figurare bene. Mi sembra che la stagione sia cominciata sotto i migliori auspici. Grazie Alessandro Bonelli, buona serata naturalmente, ci risentiremo grazie nel corso poi della stagione sportiva, ovviamente anche di Domenica Sport Sera. Vi ricordo che sarà possibile fare gli abbonamenti fino al 7 ottobre, quindi alla vigilia della poi partita casalinga della Melsana, la seconda di campionato, quindi c'è tempo ancora per sottoscrivere l'abbonamento. L'importanza del pubblico lo ha sottolineata anche il presidente Guido Bagatta ai nostri microfoni. E noi abbiamo fatto il punto della situazione anche con il coach Giulio Griccioli, allora lo ascoltiamo, intervistato come sempre da Alessandro Bonelli. Con Giulio Griccioli al termine dell'amichevole
di La Spezia contro la Fortitudo Bologna, che Siena ha vinto con un gran bel secondo tempo, 71-60, una grande difesa e maggiore energia forse per Siena. Ma non lo so, sai, io la valuto come una partita di pre-season, quindi abbiamo fatto delle cose molto buone, delle sciocchezze molto grandi, sia noi che la Fortitudo chiaramente. Credo che le cose positive siano comunque un buonissimo atteggiamento per tutta la partita, una maggiore attenzione e concentrazione a certi dettagli nel secondo tempo, e poi la differenza la fa solo il fatto che magari noi abbiamo fatto qualche canestro e ha aperto un po' il divario, perché sennò poteva essere una partita anche da basso punteggio, con due squadre comunque si vedeva che avevano fatto una settimana piuttosto dura, che si sono menate dal primo minuto, e quindi è stata una partita per noi da un punto di vista fisico sicuramente probante, che la Fortitudo è una squadra grossa, non possiamo non ricordare che comunque a loro mancava Amici, mancava Fulz, mancava Gandini. Chiaro che già così sono almeno quanti siamo noi, perché noi eravamo comunque anche senza Turner, però è indubbio che mancavano due giocatori del quintetto, credo, e questo alla fine comunque sia può aver pesato, ma ripeto, preciso, le cose dovevamo vedere, le abbiamo viste, abbiamo fatto qualcosa di nuovo, siamo riusciti a giocare meglio senza sostanzialmente avere una guardia di ruolo, sia con i due playmaker ma anche senza, e questo è, diciamo così, uno step in più che mi sento di dire che la squadra ha fatto. Sicuramente, come dal torneo che abbiamo fatto a Brindisi, usciamo da questa partita con la consapevolezza che certe cose, se le facciamo con attenzione, insomma, abbiamo un risultato; se le facciamo con meno attenzione, chiaramente ne abbiamo tutto un altro. L'inserimento di Ibanks mi sembra che stia procedendo molto bene. Sì, lui onestamente è andato abbastanza bene oggi. Da un punto di vista fisico non ha tutti i minuti che io gli ho fatto giocare, ma è normale che io glieli faccia giocare, quindi direi di sì. Penso che scusa, la prossima sarà comunque una settimana importante, purtroppo la passeremo senza Turner, però d'altronde non si può avere tutto, mi hanno detto, quindi mi accontenterò di farla senza. Senti, il recupero di Turner come previsto più o meno? Come era previsto prima, nel senso, lui va bene, migliora tutti i giorni, però penso che si spenderà ancora sta settimana senza far niente, poi verrà rivalutato e vediamo se la settimana dopo riuscirà a fare qualcosa senza rischiare a venire a Casale Monferrato. Questo è il commento di Giulio Griccioli, il coach della Menzana. Risultato a Grosseto sempre sull'1-0 fra Gavorrano e Siena, quindi Robor in vantaggio con il gol di Marotta all'ottavo del primo tempo, iniziato da qualche minuto il secondo tempo. Per un flash da Grosseto, il nostro Fausto Fabianelli. Fausto, giusto un aggiornamento? No, sono Stefano, ti sto a dire che il Siena ha appena sfiorato il raddoppio, un'azione sulla fascia di Neglia è andata ad incrociare, ci è voluto proprio un miracolo del portiere, l'ha deviato, c'è un calcio d'angolo che viene battuto ed è il quarto angolo che batte il Siena, verrà battuto alla sinistra del portiere Salvalaggio. Nel secondo tempo il Siena ha confermato gli uomini che ha mandato al riposo alla fine del primo tempo, mentre c'è stata una sostituzione nel Gavorrano, ha sostituito un terzino per un terzino, l'angolo non ha dato alcun esito, il gioco è fermo perché c'è un giocatore del Gavorrano rimasto a terra. Ti confermo che al quinto minuto della ripresa il Siena sta sempre 1-0. Perfetto, grazie Stefano Montomoli, che si alterna con Fausto Fabianelli per gli aggiornamenti dallo stadio Zecchini di Grosseto. Noi proseguiamo con l'analisi invece della situazione della Soundreef Menzana, ascoltando anche quello che ha detto ai nostri microfoni al termine della partita con Bologna Daniele Sandri. Lo ascoltiamo insieme.
con Sandri al termine di questa amichevole, direi è andato tutto molto bene, i meccanismi che si stanno oliando sempre di più, una ottima chimica di squadra, l'abbiamo visto nel secondo tempo, difesa molto aggressiva e fluidità in attacco. Beh, hai detto tutto tu, alla fine sono questi i punti nostri forti e sono questi i punti sulla quale noi continueremo a lavorare in preparazione del campionato. Ho visto una voglia anche di aiutarsi tra compagni e credo che questo qui sia un segnale importante, non tanto per stasera ma quanto per l'inizio della stagione che comincerà fra 15 giorni. Beh, la disponibilità che il giocatore è disposto a dare alla squadra e all'allenatore è molto importante e io personalmente da dentro ne vedo molta, quindi questo mi fa veramente sperare molto bene per questo inizio stagione, quindi alla fine queste cose qui devono essere, diciamo, bisogna crederci e essere consapevoli di avere questo tipo di forza e mantenerla soprattutto nel momento più caldo che sarà il campionato. Un bel pubblico, tanti, anche tanti giovani, molti autografi richiesti a voi, una bella serata con grande soddisfazione. Assolutamente, questi sono degli eventi belli che da giocatore ne vorrei vivere ogni settimana, due a settimana di eventi di questo genere, quindi faccio i complimenti a tutta la struttura, a tutta l'organizzazione e niente, speriamo in un futuro di ritrovarci a questo punto. E dunque queste le parole di Daniele Sandri ai nostri microfoni per fare il punto della situazione sulla Mezzana. Abbiamo ascoltato anche un altro giocatore mezzanino, Andrea Casella, lo ascoltiamo insieme. Con Andrea Casella al termine della partita amichevole che la Mezzana ha vinto contro la Fortitudo di Bologna, una gran bella prova, secondo me, secondo i più, ha dimostrato anche il pubblico che si è sufficientemente divertito e applaudito tante azioni belle e spettacolari che abbiamo visto. Complimenti a Casella perché una gran bella prova dal punto di vista e difensivo e offensivo. Grazie mille, complimenti. A questo sufficientemente divertito, diciamo si è divertito il pubblico, dai, un po' più di sufficientemente. Comunque, a parte gli scherzi, le partite in precampionato non serve tanto stare a guardare il punteggio, piuttosto i passi in avanti che si fanno e secondo me siamo sulla strada giusta nel creare una chimica giusta, un gruppo giusto, un'intensità giusta e oggi abbiamo colpito nel segno tutti gli obiettivi che ci avevamo posti. Un secondo tempo dove Siena, oltre a una grande difesa, anche stava molto brillante in attacco, che con molte triple e secondo il mio punto di vista ha dimostrato nel finale di avere più energie di quelle di Bologna, può darsi che poi dipenda anche dai carichi che ogni squadra fa, però in ogni caso una bella Mezzana scintillante. Sì, devo dire il lavoro che stiamo facendo in palestra paga, e stiamo lavorando tanto e bene con il preparatore Tibiletti che poi mi offrirà una scena per questa cosa qui che ho appena detto. A parte gli scherzi stiamo lavorando molto bene, poi giustamente a seconda delle squadre sì, ognuno ha i suoi carichi, però quello che noi riusciamo a mettere in campo in più secondo me è il carattere, perché siamo un gruppo di giocatori e di persone che ognuno ha del carattere e questa cosa qui poi già ora un pochino si vede, ma alla lunga si vedrà ancora di più. Questo è il parere di Andrea Casella, sempre molto pronto, la battuta è ironico. In settimana è arrivata un'altra notizia importante per la Sandrif Mezzana, perché è stata firmata la convenzione con la Polisportiva Mezzana, come sapete proprietaria della palestra, proprietaria degli impianti della Sandrif, dove gioca la Sandrif Mezzana, quindi è stata una convenzione importante. Noi su questo argomento abbiamo ascoltato il presidente della Polisportiva Mezzana, Antonio Saccone, lo ascoltiamo. È iniziata ovviamente anche la stagione della Polisportiva, tanto movimento come sempre, anche se poi è un movimento che in realtà non si ferma mai, no, Presidente? Sì,
Presidente, è stata firmata la convenzione fra la Polisportiva e la Sound Reef Menzana con reciproca soddisfazione, possiamo dire così? Sì, venerdì 8 settembre unitamente all'amministratore delegato della Basket abbiamo firmato la convenzione utilizzo impianti e servizi. E da parte mia, come già detto alla stampa in questi giorni, sono molto contento perché credo che tutto ciò dia serenità all'ambiente e in particolare ai rapporti già buoni con la Menzana Basket. Un aspetto particolare è che siamo stati un po' in ritardo in questa firma, no? Poiché fra qualche settimana inizia il campionato e noi, non tutti lo sanno, avevamo dato autorizzazione a giocare al Palestra il campionato 2017-2018 a condizione che venisse firmata questa convenzione. Questa autorizzazione ci è stata richiesta dalla Federazione Italiana Pallacanestro, quindi l'urgenza della firma c'era. Comunque è andato tutto bene. Un documento di 18 pagine che regolarizza, come ovvio, no, gli impegni della Polisportiva sulla messa a disposizione dell'impianto e di tutti i servizi connessi, conto elogio, rimborso forfettario di spese da parte della Menzana Basket. Quello che è importante, che intendo mettere in evidenza, anche l'accordo raggiunto con il settore giovanile. Perché questo? Perché l'amministratore delegato Bertoletti in varie circostanze mi ha fatto capire delle buone prospettive future che loro intendono attuare per riportare Siena a certi valori nel basket e quindi avere un settore giovanile, no, efficiente credo sia importante anche per oltre che per la Polisportiva ma anche per la basket. Questo è il presidente Antonio Saccone della Polisportiva Menzana sulla convenzione firmata con la Sound Reef Menzana e poi anche sull'argomento relativo al settore giovanile. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo. Domenica Sportsera in diretta, state con noi. Eccoci tornati in studio, ancora 1-0 il punteggio a Grosseto, il Siena sta vincendo grazie al gol siglato all'ottavo minuto del primo tempo da Alessandro Marotta, quindi 1-0 il risultato. Noi torniamo a parlare di basket perché oggi è sceso in campo, quindi è iniziata la stagione anche del Costone in Serie C di basket, la vittoria 62-54 contro Colle per l'impegno che era quello di questo pomeriggio relativo alla Coppa Toscana. Su questa partita abbiamo ascoltato Pier Francesco Binella, il coach del Costone. Per Francesco Binella, al termine della partita con Colle, una vittoria sofferta, però insomma due punti importanti. Lo sapevamo, loro sono una squadra molto organizzata, dura, tosta, di notevole impatto fisico, noi siamo ancora molto indietro rispetto a quello che dovevamo raggiungere in condizioni di equilibrio anche tecnico ed era una partita pericolosa, siamo stati bravi a resistere dal punto di vista nervoso nelle situazioni di difficoltà, loro sono stati molto bravi a incalzarci nel momento chiave anche quando abbiamo provato a strappare, addirittura superandoci nel punteggio, quindi credo che vada dato merito a loro di aver fatto una partita dura, tosta, intensa, importante e nostra di aver, ripeto, resistito in una situazione in cui siamo oggettivamente ancora un cantiere aperto. Cantiere aperto, quindi un bilancio di queste prime settimane di allenamenti? Ma non abbiamo ancora approfondito la parte difensiva, stiamo cercando di trovare un equilibrio offensivo che possa consentirci di muovere la palla e di sfruttare le nostre caratteristiche. Siamo un po' lontani da questo perché è un sistema di gioco un pochino diverso per i vecchi, è un po' diverso da quello che avevamo utilizzato, per i nuovi anche per capire esattamente le caratteristiche dei compagni. Di certo dovremmo avere maggiore fluidità, senza dubbio un attacco e maggiore attenzione difensiva, questo è una cosa che contiamo di colmare nelle prossime tre settimane per essere pronti il 7 ottobre a Quarrata.
E questo è il punto della situazione con Pierfrancesco Binella per la stagione ovviamente anche del basket delle serie minori, con il Costone appunto che ha battuto in Coppa Toscana Colle 62-54. Dobbiamo parlare anche di volley perché è stato un weekend amaro per l'Emma Villas, ovviamente si parla di partite di pre-season, quindi ovviamente non sono partite così importanti, però l'Emma Villas è uscita da Memorial Nonno Gino a Sora con due sconfitte sia in semifinale che in, in finale, nella finale del terzo e quarto posto disputata contro la prima contro Latina e poi contro Sora, due sconfitte 3-0 contro Latina che è squadra di Superlega e 3-2 nella partita appunto contro Sora, due risultati, due sconfitte che comunque permettono alla squadra del coach Bagnoli di andare avanti con la preparazione e ci sarà un appuntamento importante in questo senso per la Emma Villas Siena perché venerdì prossimo ci sarà la seconda edizione del Volley Day, un appuntamento per tutti gli appassionati di volley non solo importante, ci sarà l'amichevole di lusso con Perugia, ma sarà una intera giornata importante. Allora noi ci guardiamo il promo di questo Volley Day per invitare anche tutti i nostri ascoltatori a partecipare a questa bella iniziativa dell'Emma Villas, il Volley Day, il venerdì 22 settembre. Vediamo il promo. Venerdì prossimo Volley Day, un appuntamento importante per l'Emma Villas, ne parliamo con la nostra Simona Sassetti. Simona, buonasera. Sì, buonasera, come hai detto Alessandro, tutta l'attenzione è per il Volley Day, partita contro la Circe Peti Perugia, squadra ricordiamo di Superlega, quindi si inizierà a fare sul serio già da questo venerdì, però non possiamo non parlare della partita del trofeo Nonno Gino che c'è stato in questo weekend, visto che l'Emma Villas Siena è uscita sconfitta al tie break contro Sora e poi anche in semifinale, nella prima semifinale di ieri, contro Latina, squadra di Superlega, squadra dove gioca tra l'altro nomi importanti tra cui anche lo stesso Savani, una partita chiaramente difficile quella di ieri, una partita sulla carta più semplice quella di oggi, ma ancora la squadra di coach Bagnoli è senza due pedine importanti, Nemec ancora infortunato anche se dovrebbe rientrare già dalle prossime settimane e poi anche Fedrizzi che ha avuto un problema muscolare quindi è stato diciamo definito poi dallo staff medico di tenerlo fuori per questo match e quindi di conseguenza è una squadra un po' rivoluzionata quella di stasera e quella di ieri, quindi staremo a vedere se per il Volley Day invece sarà di nuovo Fedrizzi in campo e chiaramente l'augurio è che ci sia visto che comunque chiaramente con un contributo importante come quello di Fedrizzi forse la partita poteva andare anche diversamente, quindi un weekend amaro per i bianco-blu, però ora l'attenzione è per il Volley Day. Grazie a Simona Sassetti in vista appunto di questo Volley Day di cui vi racconteremo in settimana, ma poi saremo anche fra i protagonisti con le nostre telecamere ovviamente per rendicontarvi il Volley Day, questo importante appuntamento che apre di fatto la stagione dell'Emma Villas in vista poi degli impegni ufficiali con questo test amichevole contro Perugia. Parliamo di karate perché si è svolto in questo weekend a Budapest la 20ª edizione della gara internazionale appunto di karate che ha visto anche l'atleta della Menzana Cesare Banfi del karate Menzana combattere in questa iniziativa, qui lo vediamo con il maestro Antonio De Luca in questo torneo internazionale con atleti provenienti da 24 nazioni, tutto l'est Europa, compreso poi Canada, Brasile, Norvegia, Finlandia e Marocco, 6 nazionali al gran completo, compreso quella ungherese. Cesare Banfi
lo vediamo anche in alcune immagini, ha combattuto nella categoria junior, che è la categoria valida poi per il ranking per andare alle Olimpiadi, con atleti con 3-4 anni più di lui nella 61 kg e si sa insomma che per un atleta nato nel 2003 4 anni fanno la differenza. Una pool di 32 atleti, Cesare Banfi è arrivato undicesimo, combattuto alla grande perdendo solo 1-0 dallo slovacco che poi è arrivato al terzo posto. Quindi prosegue il percorso di Cesare Banfi con Antonio De Luca, con la polisportiva Menzana, verso traguardi importanti nella carriera appunto di karateka. In settimana, cambiando argomento, c'è stata anche una bella iniziativa a Casole d'Elsa, è stata inaugurata una scuola presso la Pramac e c'è stato un testimonial di eccezione, perché a tagliare il nastro c'era Danilo Petrucci, ovviamente del team Octo Pramac della MotoGP, che noi ovviamente abbiamo intervistato per l'occasione. Danilo Petrucci. Comunque, come diciamo, l'evento di stamattina è stato un evento un po' fuori dagli schemi per un pilota, non mi era mai successo di inaugurare una scuola, però tante volte sono stato invitato e alcune volte sono anche andato nelle scuole per parlare un po' della, diciamo, dello sport come linea guida per i ragazzi. Comunque quello che ho sempre cercato di dire ai bambini. Di certo non gli potevo dare dei consigli sulla scuola, perché non è che ero proprio il massimo del massimo, anche se non andavo nemmeno malissimo, però gli ho sempre detto di avere un sogno, perseguire quello, cioè chi vuole fare l'astronauta, chi il pompiere, chi il calciatore, chi il pilota, chi il medico, e quindi l'insegnamento che gli ho dato è quello di, che gli ho dato, un consiglio che gli ho dato è quello di seguire sempre i propri sogni. E non smettere mai di crederci, ecco, perché ce ne sono di eventi nella vita che comunque ti cambiano, ecco. Senti, hai dato dei consigli ai bambini, ma c'erano presenti anche le mamme. Io immagino la tua che ha sia te che tuo fratello che corre, quindi che consiglio dai ai genitori per chi vuole affrontare il mondo del motociclismo? Beh, sono stato abbastanza fortunato, perché mio papà era appassionato di moto e mia mamma, pur di vederci felici, avrebbe fatto qualsiasi cosa, anche se è capitato più di una volta che fosse stata lei a tirarci su con le magliette sporche di terra e di sangue, però fin da quando eravamo bambini. Poi abbiamo continuato a cascargli davanti anche quando siamo cresciuti, quindi ormai si è abituata, anche se quello che penso che per lei sia una grossa tensione, ma penso che sia molto felice di vedere sia me e mio fratello che corriamo e andiamo bene. Prima volta nel circuito di Siena, ti sei allenato con la moto Vale. Che tipo di moto è e perché usate voi piloti in MotoGP queste moto per allenarvi? Ma in sostanza è un allenamento un po' diverso, perché non è molto fisico. Sì, c'è anche il fisico, ma è più che altro hai la posizione più o meno di una moto da corsa e anche i movimenti di una moto da corsa, anche se chiaramente vai molto più piano. È una moto sostanzialmente a metà tra una mini moto e una moto 3, quindi ci stanno sopra comodi anche gente di un 80 come me. E io la uso molto come allenamento mentale, per ripetere tutti i giri le stesse cose, per vedere dove posso guadagnare un po', per cercare di mantenere allenata la concentrazione, i riflessi e tutto quanto. Essere al limite non è mai facile, non è mai una condizione facile, e l'ovale mi aiuta a far questo, a cercare sempre di andare un po' più in là del limite e vedere dove si arriva. Ultima battuta inevitabile, Misano uno strepitoso secondo posto, d'altra parte Petrucci con la pioggia va e sta andando anche parecchio. Sì, è stata una bella gara, era fin dalla mattina, l'avevo un po' capito che sarebbe andata bene, certo non pensavo di lottare per la vittoria, però ecco, sul bagnato erano un po' di tempo che non ero competitivo come volevo, invece domenica ha funzionato tutto e sull'acqua mi sono trovato bene. Ho avuto solo il problema di Marquez alla fine, ma è stata comunque una bella gara.
Non ho molti rimpianti perché era molto difficile batterlo, ci sarebbe voluto un po' di fortuna, quindi è stato bravo lui, però noi ci riproviamo presto. Danilo Petrucci, noi torniamo a Grosseto con Fausto Fabianelli. Fausto. Sì, Alessandro, sono 32 minuti della ripresa. Robur sempre in vantaggio 1-0. Già al settimo del primo tempo. Se nel primo tempo abbiamo raccontato dopo la rete di Marotta di un Siena che aveva indietreggiato, rischiando qualcosa, seppur avendo anche occasioni in avanti, nella ripresa. Purtroppo un passettino ancora indietro, nel senso che l'iniziativa nel complesso ce l'ha il Gavodano, è un Siena a volte anche un po' pauroso che si limita poi alle ripartenze importanti, su tutto da notare quella al 28esimo, la solo di Guberti con la conclusione a girare finita di poco al lato della porta di Salvalaggio, girandola di sostituzione nella Robur. Poco fa sono entrati Cristiani per Boulevardi e Guerri per Neglia, al 14esimo era subentrato Guberti per Damian. Nel complesso però la Robur non è riuscita a chiudere il match e adesso soffre, adesso però c'è un ottimo recupero da parte di Cristiani, scambia con Marotta, contro replica Robur sul settore di destra, scatta Guerri che viene servito, va a traversione Guerri, il Gavodano però riesce il ripiegamento difensivo a liberare. Sono 33 i minuti della ripresa, Alessandro, la Robur è sempre in avanti, è sempre in vantaggio 1-0 grazie a Marotta al settimo, ma la gara è molto aperta. Grazie a Fausto Fabianelli, torneremo a parlare poi per il finale, poi lo ricordo anche con il post gara per fare l'analisi e la valutazione di questa partita. Noi proseguiamo con Domenica Sportsera, parliamo di judo perché domenica prossima ci sarà un appuntamento importante in Piazza del Campo, ci sarà il Judo Day con il CUS Siena Judo che farà dimostrazioni e non solo di judo, una giornata molto importante, la quarta edizione. Ci sarà anche un testimonial d'eccezione, l'atleta azzurro Matteo Marconcini, che è ormai un amico di Siena e del judo senese. Noi ne abbiamo parlato con Gianni Colombini del CUS Siena Judo, lo ascoltiamo insieme. Torna la settimana prossima al Judo Day in Piazza del Campo, una splendida iniziativa che si rinnova qui in questa splendida cornice. Sì, dunque è la quarta edizione del Judo Day, è una edizione importante anche perché avremo un testimonial di rilievo. Noi crediamo molto nel Judo Day, cioè crediamo molto nel riportare lo sport, il nostro sport nelle piazze, soprattutto portare le famiglie che sono poi la fucina di quelli che potrebbero essere i campioni del domani, portarle nelle piazze a vivere una giornata spensierata, una giornata in amicizia tutti insieme. Ci sarà Matteo Marconcini, che cosa succederà in Piazza del Campo? Matteo Marconcini, atleta di fama mondiale. La mattina noi inizieremo gli accrediti verso le 10, quindi arriveranno tutte le squadre, le società da fuori da Toscana, credo che venga anche qualcosa da Torino, dalla Lombardia, quindi avremo l'accredito di tutte le società, poi faremo una dimostrazione di tutte quelle che sono le nostre attività nella Piazza del Campo, dove saranno sparsi i tappeti per provare, e avremo l'ospite eccezionale che è Marconcini, in questo caso è importantissimo perché è un argento ai mondiali, gli ultimi mondiali, un argento conquistato veramente con i denti, una cosa molto bella, insomma un buon risultato. Ci tratterremo fino alla sera alle 6, le 6 e mezzo, e lui sarà con i ragazzi e porterà la sua esperienza di campione in mezzo ai bambini, giocherà con i bambini, farà judo con i bambini e sarà con noi tutto il pomeriggio. Sarà l'occasione ovviamente anche di far vedere a chi magari lo conosce meno l'importanza, direi etica anche, del judo, che non è uno sport violento, questo ci tengo a ribadire. No, il judo non è uno sport violento, l'importanza del Judo Day in questo caso è fondamentale perché il judo non è solo competizione agonistica, il judo è stare insieme, è crescere insieme, quindi ha tutta una serie di valori che sono oltre che sportivi, umani, nel legare la gente, nel farla stare bene, nel divertimento e nel gioire di spazi anche pubblici come in questo caso la Piazza del Campo che il Comune ci ha gentilmente concesso, come ormai succede da 4 anni, con il grosso contributo dell'assessore allo sport, assessore Tatani. Ecco,
Ecco, è una giornata che sancisce di fatto l'inizio dell'attività di quest'anno, che appunto però ha già cominciato, insomma. Dunque, le attività noi praticamente sospendiamo solo il mese di agosto, di luglio, ad agosto riprendiamo tutte le attività che sono preparatorie poi al vero inizio, che può veramente corrispondere al giorno del Judo Day nella piazza del campo. Riniziamo tutte le attività con i bambini, dai più piccoli fino agli atleti di livello, quindi agli atleti agonisti che fanno junior, senior e via discorrendo, e riniziamo praticamente con questa giornata le nostre attività piene. Già hanno iniziato, perché abbiamo fatto una gara in Svizzera con due atleti, hanno ottenuto due buoni quinti posti, quindi il percorso sta ricominciando proprio adesso. E quindi l'appuntamento con il Judo Day domenica prossima in Piazza del Campo, questa bella iniziativa del CUS Siena Judo. Parliamo anche di piscine, perché in questo momento a Siena c'è una problematica legata agli impianti natatori. Uno è chiuso, quello della Piazza Mendola, e quello dell'Acqua Calda ovviamente vede il nuovo inizio dei vari corsi e delle varie discipline in questa piscina. Il punto della situazione con il presidente del Comitato WISP di Siena, perché il WISP ha vinto il bando per la gestione delle piscine, un bando attraverso un project financing e con un investimento di oltre 1 milione di euro, investimento che però in questo momento è fermo perché manca l'autorizzazione da parte del Comune, il via libera di fatto del Comune di Siena per l'inizio dei lavori. Ma ascoltiamo qual è la situazione dalle parole del presidente del WISP di Siena, Simone Pacciani. Simone Pacciani, facciamo il punto della situazione delle piscine a Siena. Qual è la situazione attuale? La situazione attuale è, come ormai abbiamo già detto da tempo e come avevamo già più volte segnalato, che ovviamente a settembre saremmo ripartiti con una sola piscina, in attesa di poter fare lavori della seconda piscina di Piazza Mendola, che ha bisogno di lavori urgenti per avere autorizzazione da parte della ASL. E quindi siamo in attesa che il Comune ci lasci l'autorizzazione per fare i lavori e per cominciare quanto prima, perché noi siamo già pronti ormai da mesi, aspettiamo soltanto l'autorizzazione per poter dar via cantieri. Ecco, perché facendo un passo indietro, il Comitato WISP ha vinto la gestione delle piscine comunali attraverso un bando appunto dell'amministrazione pubblica. Sì, abbiamo presentato lo scorso anno a luglio, è andato in Consiglio Comunale una proposta di project financing su tutte e due strutture delle piscine di Siena, sia Acqua Calda che Mendola, un impegno di oltre 1.200.000 euro, ovviamente in cambio di una durata di una concessione per 19-20 anni. E c'è stata tutta la procedura di gara, poi c'è stato anche un percorso anche di ricorso dell'altra società che era stata esclusa dalla gara, e ora siamo entrati nel nuovo contratto, abbiamo ovviamente chiuso il contratto vecchio, però abbiamo fatto lavori urgenti all'Acqua Calda, ora stiamo aspettando di poter cominciare a lavorare alla Mendola, perché ovviamente abbiamo una struttura soltanto a Siena, c'è tantissima richiesta e quindi c'è anche un po' di disagio. Ecco perché questo ritardo da parte del Comune nel, come dire, dare il via ai lavori per i quali siete pronti provoca dei disagi anche nell'utenza, no? Sì, noi abbiamo presentato l'esecutivo ad agosto, probabilmente il Comune ha bisogno di fare tutte le verifiche del caso, anche se noi più spesso si è sollecitato, perché diciamo quasi tutti i giorni si è sollecitato, perché c'è veramente il problema di una grande richiesta, e comunque anche siamo costretti comunque a lasciare fuori anche alcune società, non ci può rispondere a tutte le richieste, perché la capienza è quella, 22 piscine diventano in una, con tutta una serie di parametri da rispettare, cioè una parte la nostra attività, perché comunque la sopravvivenza anche economica del Comitato deve essere garantita, comunque lo spazio per il disagio ci deve essere, lo spazio per il nuoto libero ci deve essere, il nuoto agonistico, visto anche i grandi risultati negli ultimi anni, questa anche
l'aiuto e si è dato anche nome WISP per poter permettere di raggiungere certi livelli, hanno portato anche al secondo posto al campionato del mondo con Pinsuti, ovviamente il protagonista deve avere i suoi spazi, quindi alla fine gli spazi sono sempre quelli, le corsie sono 8 e l'orario ovviamente in cui si può fare l'attività sono sempre quelle pomeridiane, perché poi il resto ovviamente c'è chi va a scuola e lavora e quindi rimane i tempi anche gli spazi sono sempre più ristretti. Parliamo più in generale della WISP, siamo a settembre, è ricominciata l'attività del vostro comitato, anche se poi è un'attività che non si è mai fermata. Sì, siamo ripartiti, il primo settembre abbiamo iniziato il tesseramento, abbiamo chiuso, nonostante la forte crisi ormai attanaglia il paese e anche la provincia, siamo cresciuti anche quest'anno sensibilmente, abbiamo chiuso quasi 22.000 soci, con una grande crescita anche di associazioni affiliate e anche un grande aumento di attività. Ripartiamo ora, siamo già ripartiti in questi giorni con l'attività nelle piscine su Siena, nelle prossime settimane partiremo a piscina di Montepulciano stazione di Abbadia San Salvatore e nel frattempo sta partendo campionati di calcio, partiranno campionati di basket, il podismo e il ciclismo ancora non si sono mai fermati. Poi come non si è mai fermato neanche il pattinaggio, quindi insomma siamo alla ripartenza, ma tante attività non si sono mai fermate, anzi alcune attività tipo il ciclismo e il podismo stanno andando a conclusione. Questo è il punto della situazione sulle piscine, sull'attività dell'WISP, che ovviamente è protagonista di tanti manifestazioni sportive ed eventi sportivi. È riparte anche la stagione della Polisportiva Mezzana. Per fare il punto abbiamo intervistato il presidente della Polisportiva Antonio Sacconi e poi ci ascoltiamo anche quello che ha detto il direttore sportivo della Polisportiva Mezzana Gianluca Marzucchi per fare il punto sulle attività di questo altro polo sportivo importante della città di Siena. È iniziata ovviamente anche la stagione della polisportiva, tanto movimento come sempre, anche se poi è un movimento che in realtà non si ferma mai, no Presidente? Sì, no, non si ferma mai, perché ormai, mentre anni fa, no, nel periodo estivo l'attività era della polisportiva era ferma, oggi anche nel periodo estivo, se teniamo conto dell'area fitness che abbiamo, no? E anche dei campi estivi che facciamo, vi è sempre, oltre ovviamente all'attività agonistica di molte sezioni tipo pattinaggi, l'attività è sempre in continuità, no? Ora come ora, logico, da settembre inizia l'avviamento allo sport dei corsi e quindi i tre impianti della Polisportiva Mezzana come ogni anno si riempiranno di ragazzi e di giovani atleti che intendono fino al mese di maggio fare attività sportiva. Gianluca Marzucchi, riparte l'attività della polisportiva, ma in realtà è un'attività che non si è mai fermata, però insomma con il mese di settembre si ricomincia tutta l'attività. Sì, formalmente e anche a livello logistico a settembre ripartono tutti i nostri corsi per i bambini, per gli adulti e per i grandi, ma come dici bene non si è mai fermata l'attività in Mezzana, abbiamo ben 22 discipline per 24 attività sportive che tutto l'anno fanno movimento e quest'estate ci sono stati appunto campi scuola dei bambini e il fitness che va avanti 12 mesi all'anno. Tra l'altro arrivano sempre successi anche a livello agonistico targati Polisportiva Mezzana, gli ultimi nel pattinaggio e quindi si apre in realtà poi anche una stagione importante da quel punto di vista. Sì, noi abbiamo una discrasia da un punto di vista di attività agonistica, no? Perché sai bene che ci sono sport che hanno un'attività solare e sport che hanno invece un'attività scolastica da un punto di vista proprio di mesi nel quale fanno agonismo.
il pattinaggio corsa ci ha dato delle grandi soddisfazioni, abbiamo vinto un titolo mondiale assoluto, tante medaglie d'argento, per la prima volta nella storia della polisportiva, il presidente prima mi ha preceduto, l'ha confermato, che è la nostra storia, un senior maschio ha vinto una medaglia ai campionati mondiali assoluti, mai era successo in nessuna disciplina. Ricordiamo, Giulia Bonetti, Giorgia Bombida e Duccio Marsili sono i tre atleti che hanno portato in alto la polisportiva menzana, che si conferma un polo sportivo di livello nazionale anche come numero di tesserati. Sì, noi abbiamo oltre 3.000 soci, di cui 2.800 praticanti ai corsi e ben 1.000, quasi 100 sono minori, questo a maggio ovviamente, adesso cerchiamo di confermare e anche di superare. Io invito tutti a consultare il nostro sito, a venire qui in polisportiva, a sentire quelle sono le attività per i propri bambini e anche per gli adulti, e ce ne sono molte. Noi abbiamo una vastità di possibilità per dare spazio a fare sport, è un po' come succede nel fitness, dove una persona che si fa l'abbonamento con noi può venire dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 22 e praticare N corsi, ugualmente un bambino, un ragazzo, un adulto che si iscrive alla polisportiva ha la facoltà di fare tantissimo sport di tante discipline. Questo è il direttore sportivo della polisportiva menzana, Gianluca Marzucchi. Abbiamo ascoltato anche il presidente Antonio Saccone sull'inizio dei corsi o comunque dell'attività della polisportiva menzana. Ma torniamo a Grosseto, perché dovremmo essere nei minuti di recupero. Lo chiedo a Fausto Fabianelli. Fausto. E così Alessandro, ancora una buona serata. Mancano 3 minuti al termine del match, 5 sono stati i minuti di recupero concessi da Paolo Bitonti della sezione di Bologna, ultimi minuti dove il Gavorano cerca il forcing per un insperato pareggio. Intanto seguiamo questo pallone in mezzo, Pane non ha difficoltà nel parare a terra il pallone, poco fa nel periodo non collegato sono entrati anche Lescano per Marotta e Terigi per Passallo, e con queste ultime due sostituzioni anche per questa sera Michele Mignani ha completato le 5 sostituzioni a sua disposizione. Una Robur va detto che poco fa proprio con Lescano, adesso vi seguiamo Guberti, il limite della rigore, c'è però un calcio di rigore per la Robur, Alessandro, con Guberti che al limite della rigore aveva cercato di incunearsi in aria con una specie, una sorta di pallonetto, e poi c'è stato però il pallone toccato con un braccio da parte di un difensore del Gavorano, mi è sembrato Ropolo colui il quale ha toccato con il braccio il pallone. Guberti aveva scavalcato il difensore del Gavorrano e il direttore di gara Paolo Bitonti ha concesso il calcio di rigore a favore della Robur quando manca un minuto e mezzo al termine del match, 5 sono stati i minuti di recupero e adesso manca poco più di un minuto al termine di un match, ma siamo nel momento decisivo a questo punto, manca poco più di un minuto, è vero, ma con il rigore e va dal dischetto Guberti, la partita potrebbe davvero definirsi chiusa. La rincorsa di Guberti, file gol, il raddoppio della Robur su calcio di rigore, segna Guberti e questo raddoppio chiude il match dunque di stasera con la Robur che a questo punto si proietta, lo possiamo dire, e chiamerei in causa Stefano Tomoli accanto a me, pur soffrendo, lo dobbiamo dire perché questa gara doveva essere chiusa prima, si proietta al primo posto. Stefano, le tue considerazioni? Sì, devo dire, si è fatto il primo gol al 7° minuto e ora abbiamo raddoppiato al 94°. Nel mezzo c'è stato tanto sia di bene che di meno bene, devo dire. Se questo deve essere il processo di crescita che dobbiamo affrontare, guardiamolo con così, con simpatia. Però devo dire la verità, è un Siena che ha il demerito di aver tenuto in gioco il Gavorrano fino al 94°. E c'è una differenza tecnica tra noi e lui talmente evidente che la partita andava chiusa molto prima. Intanto seguiamo allora Alessandro questi ultimi attimi della gara, mancano pochi secondi al fischio finale, c'è il rilancio adesso di Salvalaggio, il pallone che supera la linea del campo e il Gavorrano in avanti, attenzione, seguiamo Lombardi sul settore di sinistra, davanti a lui c'è Panariello, la conclusione di Lombardi, Pane respinge il pallone, poi allontanato da Terici, Gavorrano ancora pericoloso, c'è Brumat ammonito pochi istanti fa nel periodo non collegato che va a rilanciare, poi lungo rilancio verso le scale.
Lucano, il potere però del Caporano Salvalaggio che va al rilancio oltre la linea mediana del campo. Ancora un colpo di testa, quello di Brumate, pallone che si spegne in fallo laterale. Ci sarà da recuperare probabilmente ancora qualche cosina perché il gioco è stato fermo per un infortunio in campo, quindi di fatto invece che 5 sono 6 i minuti di recupero e quindi si sta giocando gli ultimi 20 secondi. Il pallone è controllato da Brumat che comunque non riesce a controllarlo e quindi sfera che finisce in fallo laterale. Rimesso laterale dunque per il Cavorano, ma ormai la partita è già conclusa con la Mogura che conduce per 2-0 sui Maremmani. Lete ricordo di Marotta al settimo del primo tempo, era doppio di Guberti pochi istanti fa, il triplice fischio dunque di Paolo Bitonti della sezione di Bologna e dunque la Robur vince 2-0, continua la striscia positiva e soprattutto si prende il primo posto che noi sottolineavamo nel pregala prima che iniziasse la partita. Alessandro, Robur che dunque passa anche stasera sul campo del Cavorano e può festeggiare il primo posto. Un'ottima notizia, grazie a Fausto Fabianelli e a Stefano Montomoli. Stefano Montomoli lo ritroveremo poi per i commenti finali. Ottime notizie che arrivano dunque da Grosseto, la vittoria del Siena per 2-0, l'ottavo il gol di Marotta, l'abbiamo sentito in diretta, il raddoppio di Guberti con un calcio di rigore al 94esimo. Siena primo in classifica con 10 punti in 4 gare, 3 vittorie, un pareggio. Con la prima vittoria in trasferta che arriva appunto sul campo di Grosseto contro il Gavorrano neopromosso. Sarà stata ovviamente una partita, l'abbiamo visto, anche sofferta, ma comunque è arrivato il risultato. Una pausa adesso su Domenica Sportsera e poi torniamo a parlare insieme proprio della Robur Siena, di questo successo sul campo di Grosseto contro il Gavorrano. Pausa e poi torniamo. Eccoci tornati in diretta Domenica Sportsera, una lunga diretta questa sera e nella parte finale parliamo ovviamente di Robur. Si è conclusa da pochi minuti la partita a Grosseto contro il Gavorrano, 2-0, la Robur è prima in classifica dopo 4 giornate, 2-0 firmato da Marotta all'ottavo e poi un calcio di rigore di Guberti al 94esimo per questa vittoria esterna. La analizziamo insieme a Francesco Guidarelli. Francesco, buonasera. Buonasera Alessandro, buonasera ai nostri telespettatori. Subito un tuo commento a caldo, poi ovviamente ci guardiamo risultati e classifica e celebriamo questo primo posto dei bianconeri. Beh, innanzitutto la prima impressione è quella palpitante del primo posto in classifica, perché da quanto tempo non si vedeva il Siena in vetta, non me lo ricordo. E al di là di questo sono arrivati 3 punti attraverso una prestazione che non è stata bella. Diciamo che tutta la partita non è stata mai impreziosita da giocate degne di una Serie C. Sembrava quasi, no, che ci fossimo adeguati a livello del Gavorrano, che specialmente nel primo tempo ha giocato a pallonate, squadra senza né capo né coda, anzi addirittura è migliorato il Gavorrano dopo l'espulsione dell'allenatore verso la metà del secondo tempo, come se i giocatori per incanto, no, senza briglie, riuscissero a dare briglia sciolta, però in maniera molto confusionaria. Il Siena si è ripresentato con una formazione analoga a quella ormai già vista. Oggi ha esordito dall'inizio Gerli nel ruolo suo consueto, quello di regista centrale, e davanti c'erano Marotta e Neglia con l'aiuto di Vassallo, soprattutto in fase di pressing sui difensori per non far iniziare la costruzione dell'azione agli avversari. Dietro giocava Panariello a rimpiazzare Sbraga, come già avevamo visto. I laterali erano gli stessi, Brumat e Iapichino, e insieme a Gerli nel mezzo c'erano Damian, riportato nel mezzo del campo senza compiti di regia particolari, e Boulevardi dall'altro lato. Devo dire che oggi non hanno giocato bene né Boulevardi né Damian. Purtroppo sono lontani parenti dei giocatori che abbiamo potuto vedere nelle altre partite. Il che sta a ma un po' tutta la squadra era impacciata, nonostante
nel primo tempo ci siano state almeno altre tre occasioni per segnare, due delle quali facilissime, incredibilmente ciccate dai nostri. Una Vassallo e l'altra D'Ambrosio in un'azione da calcio da fermo. Ma detto questo, è stata caratterizzata la prestazione da una serie di errori che così ripetuti non avevamo ancora mai visto. Facili appoggi, special modo nel centro del campo, finivano nei piedi avversari e che poi fortunatamente a loro volta o buttavano fuori dal campo per passaggi sbagliati oppure ce la ridavano la palla. Ma ecco, il Siena, per le qualità che sicuramente ha, deve affrontare con una determinazione maggiore. Oggi sembrava che dopo il vantaggio del settimo minuto fosse subentrato come una forma di appagamento in tutti, certo, i giocatori, per cui una volta riconquistata la palla, e tante volte è stato fatto, perché in fase di contenimento il Siena ha giocato discretamente anche oggi, ecco, poi molto blandamente si riportava il pallone nella metà campo avversaria, sbagliando gli ultimi appoggi e i fraseggi finali, specialmente fra Marotta e Neglia. E questo secondo me non deve succedere. Immagino anche che Mignani l'abbia annotato questo fatto, perché se vogliamo che la squadra continui a crescere, quindi migliorare in quelle pieghe che purtroppo non è possibile stirare dopo quattro turni di campionato, ma che sicuramente possono, anzi devono scomparire, se si vuole veramente che la nostra squadra torni a ruggire, nel senso a farsi rispettare da tutti, perché io, guarda, per l'appunto ho visto l'anticipo Livorno-Alessandria e devo dire, dopo aver visto Gavorrano-Siena, mi sembrava che quella partita facesse parte di un'altra categoria superiore. Ora, è vero che ogni partita fa storia a sé, che effettivamente il Gavorrano, levati due o tre giocatori, ha un livello medio come tasso tecnico piuttosto basso, non a caso sono a zero punti, certo, in classifica. Però ecco, è bastata un po' di crescita da parte loro in termini di ardore fisico e di voglia di buttarsi in area, che ci ha messo comunque in difficoltà. Ecco, mi viene a dire, Francesco, no, poi davvero vediamo i risultati della classifica, che però, insomma, tutto sommato, nonostante questi due aspetti negativi che hai giustamente osservato e valutato, quando però ci sono tutti questi aspetti, la squadra porta a casa un risultato di 2-0 ed è prima classifica, non si può che migliorare, no? Cioè, si dice sempre, no? Se la squadra, sì, non gioca benissimo, però porta a casa una vittoria, va più che bene, perché quando giocherà bene, evidentemente, i risultati saranno ancora più eclatanti, mi verrebbe da dire. Giustissimo, giusta considerazione, e sicuramente c'è del vero, perché in termini di autostima, anche se oggi si è vinto contro il Gavorrano, ha un grande significato leggersi primi in classifica, e sicuramente fa bene. Io poi ritengo che anche ancora non siamo a livello atletico nella condizione ottimale, no? Per cui ci saranno, certo, degli avanzamenti, e non dico arretramenti, ma comunque dei fermi che al momento non consentono una continuità, però per fortuna ci sono anche altri giocatori, la panchina è ampia, anche oggi si è cambiato tutto il centrocampo, e quindi avere la possibilità di fare queste manovre, cosa che il Gavorrano non ha potuto fare ovviamente, ha la sua importanza. Anche Guberti non ha potuto brillare più di tanto, perché quando complessivamente la squadra non rende, poi è difficile da soli trovare uno spunto, certo, che ti consenta di fare la partita. Quello che è successo con l'Arzachena è successo, ma perché in quel momento c'era stata
si era riaccesa in tutti i giocatori della Robur la fiammella del vigore, della voglia e della rabbia. Oggi sembrava che questa partita si fosse già vinta dopo essere andata in vantaggio, e quindi si è cercato probabilmente di amministrarla anche involontariamente, capitano queste cose, ma a livello mentale, ecco, proprio davano l'impressione i nostri oggi di essere già paghi di quanto avevano conseguito fino a quel momento. Allora, ci vediamo i risultati di questa quarta giornata di campionato, ovviamente con alcune partite da recuperare. Mercoledì ci sarà il recupero per esempio della partita del Livorno, quindi la classifica è tutta da valutare, ma comunque la vedremo. Il Siena è in testa, Gianna Erminio Cuneo 0-1, Alessandria Livorno 0-3, Arzachena Pontedera 2-1, Carrarese Olbia 3-0, Lucchese Monza 1-1, Piacenza Arezzo 2-1, Pisa Viterbese 2-1, come abbiamo sentito a Grosseto il Siena ha battuto il Gavarano per 2-0, Pistoiese proprio Piacenza era l'altro posticipo 1-1, ha riposato il Prato dopo 4 giornate. Eccola qua, la vediamo insieme, la classifica del campionato con la Robur Siena a 10 punti su Viterbese e Carrarese, Livorno Pistoiese Cuneo Olbia a 7, con il Livorno appunto che ha una gara in meno, quindi può potenzialmente agganciare la Robur in testa alla classifica, Arzachena 6, Piacenza, Monza, Pisa 5 punti, Lucchese, Piacenza 4 punti, Arezzo 3 punti, Prato, Pontedera e Alessandria sono a 2 punti, Gianna Erminio 1 punto, e come diceva Francesco Guidarelli il Gavorrano è a 0 punti e chiude la classifica. Una classifica comunque, Francesco, che ci fa evidentemente molto piacere. La vediamo insieme, è una classifica parziale dopo 4 giornate, dopo un mese di campionato, quindi ancora poi influenzata appunto dalle squadre che hanno riposato e comunque da quelle che devono recuperare, come detto, come il Livorno, però insomma Robur Siena 3 vittorie, un pareggio, 10 punti, oggi alla fine è arrivata la prima vittoria in trasferta senza subire gol, anche se contro l'ultima in classifica, però insomma sono sempre 10 punti, no? Ma certamente, dico, il primo commento che mi viene da fare è: abbiamo 7 punti di vantaggio sull'Arezzo, che è sest'ultima. Certo. Curiosamente nella colonna di sinistra ci sono squadre che l'anno scorso lottarono per la salvezza, anche noi, ma la Carrarese, la Pistoiese, l'Olbia stessa facevano parte, no, del gruppettino a rischio, mentre continua il Prato a tenere la posizione che l'anno scorso ha vissuto dall'inizio alla fine. Fa un po' scalpore, ecco, l'Alessandria, no? Però fa scalpore l'Alessandria e la Gianna Erminio, sì, perché mi aspettavo che quella squadra che ci ha fatto vedere anche del bel calcio, la Gianna Erminio, non sì, solo quando venne a vincere a Siena, ma anche in altre occasioni. Per cui probabilmente i cambiamenti che hanno fatto nell'organico ancora non hanno prodotto risultati, oppure si sono effettivamente indeboliti. Io, per quanto riguarda il Piacenza, nonostante che abbia avuto alcuni cambiamenti nel gruppo, devo dire ha conservato molto della passata stagione, però è anche vero che quando per 2 anni a fila non raggiungi l'obiettivo per cui sei stato costruito, a volte vengono fuori dei flop anche inaspettati, però il tasso tecnico di quella formazione è indubbio, quindi alla lunga sicuramente risalirà a molte posizioni. Abbiamo il collegamento telefonico, lo ringrazio, anche Stefano Montomoli che era a Grosseto. Stefano, buonasera ancora, ti chiedo un commento a questa vittoria. Francesco Guidarelli ha evidenziato alcune negatività, ovviamente, perché è giusto farlo, anche se si è vinto comunque è giusto guardare agli aspetti un po' più negativi. Certo, vedere la Robur in testa alla classifica fa senz'altro piacere. Mi viene da dire, Stefano, come ho detto in diretta prima, se arrivano questi risultati e la squadra non è proprio al top, diciamo così, questo fa ulteriormente ben sperare, no? Allora, Sandro, io personalmente ho due sentimenti contrastanti. Indubbiamente la gioia per la vittoria, perché tornare a vincere in trasferta è sempre una cosa che ci dà soddisfazione, soprattutto quando poi ti consenti di andare anche in vetta alla classifica.
c'ho un po', diciamo, lo stato d'animo un po' arrabbiato per aver dovuto aspettare il 94esimo per chiudere una gara che oggettivamente per le occasioni che abbiamo creato e che anche, se mi consente, per la differenza tecnica tra gli uomini a disposizione dei due mister doveva e poteva e doveva essere chiusa prima. Però che dire, forse è un passo questo verso il processo di crescita e piano piano questa squadra deve fare, ha saputo soffrire quando c'era da soffrire, ecco, si è calata secondo me, ecco, un fatto positivo, bene anche in un ruolo che forse, vista la sua potenza tecnica, poteva anche non essere consona a quella parte, si è saputo, ha saputo lottare, ha saputo soffrire. Non ha saputo sfruttare le numerose occasioni che ha saputo creare, però in fondo ha vinto meritatamente, anche se da parte del Gavolano, devo dire, la sua gara onesta l'ha fatta, consapevole forse dell'inferiorità, ha giocato molto ordinato, molto pulito, ha avuto anche le sue buone e brave opportunità, ma tutto sommato mi sembra sulla vittoria del Siena ci sia poco da dire. Ecco Stefano, insieme anche a Francesco Guidarelli stavamo facendo appunto l'analisi di questa partita in attesa, se ne avremo la possibilità di farvi vedere anche le immagini, ovviamente è una cosa che non dipende da noi ma dalla Lega Pro che deve fornirci appunto le immagini, vediamo se riusciamo a fornirvele in diretta oppure vi rimandiamo ovviamente ai notiziari di domani e poi a Calcio Spettacolo di martedì con Giulio Valenti. Stefano e Francesco, anche, facciamo anche un'analisi dal punto di vista tattico, 4-3-1-2 ormai consolidato, le 5 sostituzioni, quindi Mignani sta cercando di sfruttare molto la rosa, ha cambiato anche l'11 di partenza, ha tenuto fuori giocatori come Guberti, come Cruciani che sono ovviamente importanti, evidentemente non sono valutati al top della condizione, però per esempio a me Gerli era piaciuto particolarmente nello spezzone finale con l'Arzachena, quindi si è meritato la maglia titolare, Francesco. Ma sì, oggi Gerli dei 4 centrocampisti, perché anche se Vassallo è stato chiamato in ordine ai numeri con i quali noi si battezza gli schemi a fare l'uno in prossimità delle due punte, poi di fatto cosa succede? Devi fare il quarto centrocampista, quindi l'abbiamo visto anche arretrare fin dentro l'area di rigore a difendere, è un 4-4-2, poi chiamiamolo pure 4-3-1-2, sì. E lo stesso ha provato a fare anche il Gavorrano in certi momenti, però a altri giocatori. In fase di contenimento secondo me c'è da fare poche osservazioni, perché la squadra ha rispettato in maniera disciplinata le consegne senza lasciare varchi agli avversari, quindi c'è da chiedere poco altro. Non sono rimasto soddisfatto per le tante palle sciupate, buttate via per un atteggiamento un po' troppo blando in fase di ripartenza, quando a distanza di 2 o 3 metri si riusciva a sbagliare i passaggi che mi hanno riportato, e poi l'ho cancellato dalla mente purtroppo, a realtà negativissime degli anni passati. Certo. Ecco, come per incanto sembrava che questi ragazzi a volte avessero perso l'orientamento, però complessivamente poi che succede? Il Siena non è che ha rischiato, perché loro hanno fatto 2 conclusioni ma fortuite e Pane si è fatto trovare sempre pronto, ma non hanno costruito vere azioni che gli hanno consentito di andare a concludere, per cui i reparti hanno tenuto, sono stati molto vicini. Continuo a dispiacermi per Neglia, perché oggi se lo sentiva il gol, ha avuto un'occasione che si è costruito bene andando via al diretto avversario, e poi anziché appoggiare la palla a Marotta che aveva già segnato solissimo in mezzo all'area, ha preferito concludere sul palo lontano e la palla è uscita di poco, ma io lo capisco, perché certo, la voglia di far gol è come Marotta, a volte anche nelle partite passate non passava la palla e poteva farlo perché aveva voglia di segnare, certo. Io lo capisco l'attaccante, però se loro impareranno a cercarsi di più e metteranno a frutto proprio una convenienza reciproca, dandosi il pallone anche palle facili, nei casi in cui sembri sia facile segnare, ci guadagna la squadra, perché arrivare al raddoppio al 94esimo mi ha fatto soffiare diverse volte stasera. Stefano, sei d'accordo con questa analisi di Francesco?
Io sinceramente non posso essere d'accordo con Francesco, soprattutto poi giocava così bene quando giocava e mi devo non si può dissentire sapienza calcistica, no, devo dire la verità, secondo me è stato importante anche il fatto che stasera Marotta l'abbia trovato questo gol, perché giustamente dicevo le punte poi finiscono un po' per il nervosismo, anche Neglia ci è andato vicino, in effetti ha fatto un paio di azioni, un paio di puntate negli spazi, può essere veramente micidiale. Tutto sommato sì, sono d'accordo anche sul fatto che a volte abbiamo quasi dato la sensazione di essere un po' così rinunciatari, a volte abbiamo veramente buttato via delle opportunità, però io penso che piano piano riusciremo a sopperire anche a queste lacune. Migliani ha detto cercavamo il raddoppio, non l'abbiamo trovato, allora ci siamo un po' così messi a controllare la gara nell'aspettativa di poterlo trovare con maggiore tranquillità. Può essere anche vero questo, d'altra parte le occasioni ci sono, poi giustamente dal punto di vista tattico poi Migliani ci lavora anche le 5 sostituzioni, non era molto d'accordo sulle 5 sostituzioni, ma ora che ne ha l'opportunità vede, certo, che può veramente dare una svolta. Un atteggiamento intelligente, no? Questo di Mignani, lo abbiamo sottolineato, è una novità che insomma non gli piaceva molto, però lo sta utilizzando allargando le responsabilità, no, Francesco, al resto della rosa, questo è importante perché ovviamente la rosa è ampia, secondo me è di qualità, lo dimostra il fatto che Mignani abbia cambiato molto nel corso di queste 4 gare, quindi si può sfruttare le potenzialità, si possono sfruttare le potenzialità. Ma sicuramente le opportunità che ti dà la possibilità di fare tanti cambi, se non altro è quello di mettere energie fresche nei momenti in cui qualcuno va in deficit o di ossigeno o di resistenza, no? Certo. Fortunatamente non c'è grande differenza fra chi entra e chi esce, e questo non è un segno da poco, cioè potersi permettere di far uscire Damian Boulevard di Vassallo e te metti dentro gente come Cristiani, come Guberti quando ci sarà Cruciani, perché secondo me questo Siena migliorerà ancor più quando Cruciani potrà rientrare, perché quello che ci ha fatto intravedere, vale a dire l'inizio di delle azioni in tutte le zone del campo e la prima palla che passa sui piedi di Cruciani, che non è veloce lui, ma la palla diventa veloce perché non la tiene, mentre ancora secondo me staziona troppo in quella parte, parte del campo, perché per ripartire te la palla la devi toccare una volta sola, e anche oggi, pur essendoci la possibilità, talvolta non è stato fatto. Questo è l'unico rammarico, poi vincendo si appiana tutto. Sicuramente non andiamo a cercare il pelo, certo, dell'uovo, certo, perché non ha senso. Dico, una nota positiva che voglio fare nei confronti di Brumat, perché questo ragazzo di bassissimo profilo, non se ne è parlato mai, ha un atteggiamento riverente nei confronti dei compagni di squadra, della panchina, è obbediente a qualunque cosa gli viene detta. Poi mi si dirà, vorrei vedere il contrario. Non è vero, perché il carattere si forgia anche seguendo le indicazioni di personaggi che c'ha in panchina, come c'ha il Siena, perché è vero che Mignani è il titolare, certo, in primis, ma c'è anche Bergassola e ci, certo, sono anche i giocatori che non sono in quel momento in campo, che tutti remano dalla stessa parte ovviamente. Allora ti blocco un attimo perché ci vediamo gli highlights della partita, eccoli qua, forniti dalla nostra solerte regia, quindi queste sono le immagini della vittoria del Siena a Grosseto contro il Gavorrano, l'inizio di gara con il Siena in completo scuro nero, ecco l'inserimento di Brumat, se non sbaglio, no, di Boulevardi. Proprio dopo due minuti, quindi subito occasione per il Siena, che inizia molto bene con questo affondo poi di Iafichino e il colpo di testa di Marotta. Siamo al quarto minuto, già due occasioni per il Siena, e poi la ripartenza ancora del Siena, che prova a sfondare con Neglia, che parte come esterno a sinistra, e il pallone bellissimo per Marotta, il vantaggio del Siena, un gran gol
questo costruito dall'inserimento, lo spostamento di Neglia a sinistra e l'inserimento poi centrale di Marotta che va a festeggiare sotto i 400 tifosi, vedete un spaccato colorito, e qui Marotta che scappa via sul filo del fuorigioco e piazza il pallone alla sinistra del portiere del Gavorrano, che prova in qualche modo a affacciarsi dalle parti di Pane con questa conclusione respinta dal portiere. Mi è sembrato di capire che fossero comunque iniziative del tutto, come dire, isolate. Qui c'è un grande aggancio di Neglia che poi calcia con il sinistro alto sopra la traversa. Siamo giunti al 23esimo minuto, ci riprova il Gavorrano che prova appunto a sfondare dalla parte destra con questa conclusione da fuori che va alta sopra la traversa, ma insomma pochi pericoli per Pane. Ancora il Siena, ancora Neglia che piazza questo pallone in mezzo, la conclusione sotto porta è di Vassallo che tocca però un po' troppo alto. 27esimo, ci riprova il Gavorrano su azione d'angolo, ma vedete che non ci sono problemi e qui un'altra occasione per il Siena con D'Ambrosio che a un passo dal 2-0 non riesce a indirizzare la palla e ancora Iapichino a pochi passi dalla linea di porta. Siamo passati al secondo tempo, siamo al 49esimo con l'azione sul limite dell'area, un'altra conclusione che per poco non inganna il portiere del Gavorrano, la ripartenza da parte di Iapichino e questo pallone verso Neglia che va a concludere di poco al lato quando magari poteva appunto, come diceva in precedenza Francesco Guidarelli, offrire la palla a Marotta che si arrabbia anche un po' come abbiamo visto nelle immagini. Un'altra azione del Siena, siamo al 53esimo con Iapichino che mette in difficoltà una distratta, diciamo così, difesa del Gavorrano. Il Gavorrano prova ad affacciarsi dalle parti di Pane in qualche modo, come quando siamo giunti al 56esimo, ma vedete che insomma queste non sono nemmeno definibili, almeno fino a questo momento, occasioni da gol per la squadra maremmana. C'è questo traversone da sinistra. Il Siena al 72esimo ancora che ci prova, cerca il raddoppio, qui c'è Guberti appena entrato che riparte dalla sua mattonella a destra, prova a calciare sul secondo palo un po' alla Del Piero, pallone che finisce fuori. Al 79esimo vedete che però insomma sempre con risultato in bilico, è chiaro che poi anche un'azione estemporanea può mettere in difficoltà il Siena, questa volta ci mette una pezza Pane. Quando siamo giunti all'83esimo minuto, ancora il Gavorrano che prova a calciare verso la porta di Pane, questo pallone che va altissimo sopra la traversa. Qui c'è un calcio di punizione per il Siena con Lescano che cerca l'angolo, la respinta del portiere anche sulla conclusione poi di Guerri. A un minuto dalla fine del tempo regolamentare il Siena subisce questo tiro da parte del Gavorrano senza patemi per Pane. Poi il rinvio del portiere bianconero con il colpo di testa di Lescano, Guberti che prova a beffare la difesa, conquista il calcio di rigore per un mani appunto in aria. Lo rivediamo, vedete il tocco con il gomito, con il braccio del difensore molto ampio, calcio di rigore e Guberti mette in cassaforte spiazzando il portiere e il 2-0 per il Siena al 94esimo minuto che appunto fissa la vittoria del Siena, il primo posto in classifica con il secondo gol di Guberti, anche questo è un dato comunque importante. Su calcio di rigore molto freddo il giocatore del Siena, azione finale per il Gavorrano con Pane che non riesce a trattenere questo pallone, ma insomma nessun pericolo per la porta del Siena, si chiude qui 2-0, abbiamo visto queste immagini, però ci stoppiamo un attimo, andiamo in pausa, poi le riguardiamo insieme, le commentiamo ancora con Francesco Guidarelli e Stefano Montomoli, pausa e poi torniamo per la parte finale di Domenica Sportsera. Ultima parte di Domenica Sportsera insieme a Francesco Guidarelli, collegato telefonicamente con noi c'è ancora Stefano Montomoli, mentre ci riguardiamo le immagini della vittoria della Robur Siena a Gavorrano, questo 2-0 che permette alla squadra di Mignani di essere prima in classifica. Chiedo un ultimo commento a Stefano Montomoli anche in vista della partita di domenica prossima. Stefano in casa con l'Alessandria, per il momento una nobile decaduta, però sicuramente sarà un'altra tappa per capire dove può arrivare questo Siena, Stefano.
Sì, io magari prima chiedo una cortesia, se avete visto, rivisto le immagini, potete dare un giudizio sul primo gol di Barotta, perché qui il Gavorrano, la parte del Gavorrano, sinceramente, ecco, lo stiamo riguardando proprio in questo momento, sinceramente Stefano, non si capisce bene dalle immagini la posizione di Marotta, l'impressione è che riesca a tagliare e sia in gioco, però è solo un'impressione perché l'inquadratura è molto stretta e non ci consente di valutare bene appunto il fuorigioco o meno di Marotta. Qui abbiamo anche nel replay solo la fase finale dell'azione e obiettivamente non possiamo giudicare, ecco, lo dico non per partigianeria, ma perché effettivamente le immagini non ci consentono di dare un giudizio. Ti posso solo assicurare che il mister del Gavorrano, e poi Vallarta, è stato espulso per le proteste successive, ritiene che questo sia stato un episodio decisivo anche per quanto riguarda poi lo svolgimento della gara, perché indubbiamente Stefano, gara in un determinato modo, però è anche vero che insomma non possiamo certo dire che questa sia stata una vittoria immeritata, perché vediamo dalle immagini insomma di occasioni il Siena ne ha avute veramente tante, anche direi clamorose, no Stefano? No, ma questo infatti è quello che mi ha fatto dire, mi era aspettato il 94esimo per chiuderla, mi ha fatto un po' inquietare, perché sinceramente era una partita che doveva essere chiusa molto prima. Per venendo alla tua prima domanda, devo dire, non lo so Alessandro come si presenterà a Siena, che quella abbiamo visto, ha avuto l'opportunità di vedere in televisione, ha perso in casa con il Livorno 3-0, devo dire che potremo andare allo stadio domenica prossima in tutta tranquillità. Però penso che qualcosa dovrà succedere, perché non può essere quella squadra, l'Alessandro lo scogliamo, che insieme al Livorno, insieme al Piacenza, una delle squadre che sulla carta doveva essere candidata a vincere questo campionato. Quindi voglio dire, non ha fatto vedere veramente nulla, e sarà senz'altro un impegno molto più ostico, però Siena davanti al proprio pubblico, alle armi, non soltanto con gli 11 che scendono in campo, ma soprattutto secondo me sugli altri che vanno in panchina, per poterla gestire e portarla a termine vittoriosamente. Grazie a Stefano Montomoli, che facciamo rientrare con la dovuta calma da Grosseto, anche per i collegamenti appunto che ha fatto insieme a Fausto Fabianelli. Noi continuiamo invece nell'analisi insieme a Francesco Guidarelli, mentre ci riguardiamo appunto queste immagini. Francesco, obiettivamente sì, Gavorrano qualcosa ha fatto nella seconda parte della gara, ma insomma ai punti il Siena ha ampiamente meritato questa vittoria, anche se capisco le proteste del tecnico sul primo gol di Marotta, perché è evidente che poi segnare un gol dopo 8 minuti cambia una partita, cambia l'andamento di una partita, questo è abbastanza pacifico, però è pur vero che il Siena anche 2 minuti prima ha avuto un'occasione con Boulevardi, l'altra poi con Vassallo, quella clamorosa con D'Ambrosio, poteva chiudere la partita insomma già nel primo tempo. Sì, ma ovviamente l'allenatore avversario non te lo riconoscerà mai, perché se non la metti dentro non è certo gol, quindi stava 0-0. Purtroppo sì, le immagini non ci sono di aiuto, perché c'è il momento in cui parte il passaggio, il campo visivo non ricomprende Marotta, pertanto quando vediamo ricevere la palla è già 5-6 metri oltre i difensori che continuano a correre in avanti, quindi dalla parte opposta. Invece questo è l'occasione del 2-0 con il braccio molto ampio del difensore, ma sottolineerei anche il colpo di testa di Lescano che porta, no, al calcio di rigore poi conquistato da Goberti, perché dicevamo durante la pubblicità che è importante anche l'apporto di coloro che per magari 5 minuti giocano nel finale, sono come dire tenuti in tensione da Mignani, no? Ma sì, vedi, se uno come Lescano gioca 8 minuti e calcia una punizione come quella di stasera, che ha costretto il portiere a fare una bella parata, e tocca una palla di testa e mette Guberti in condizione di andare in area e tentare la conclusione, da cui poi scaturisce il rigore, diciamo ha prodotto quanto potrebbe produrre giocando una partita intera, certo, perché due episodi determinanti a volte arrivano giocando 90 minuti. Sicuramente
fa bene Mignani a insistere, no? Anche a far affacciare per pochi minuti nella partita questi giocatori, perché oggi come oggi è difficile giocare un campionato intero, perché ci sono gli infortuni, ci sono le squalifiche, ci sono i momenti no, i cali di forma. Quindi più frecce ha al proprio arco e meglio è per tutta la squadra. Senza sottovalutare poi che questo ragazzo non lo conosciamo, no? Mentre Di Negna... Scusami, ti fermo perché abbiamo il fermo immagine, sì, vedete, con le ombre del momento del gol del Siena. Vediamo le ombre del difensore, ringrazio la regia, e vediamo poi spuntare Marotta, però non possiamo sinceramente giudicare al momento del tocco del suggerimento, bellissimo tra l'altro Di Negna, il fuorigioco o meno di Marotta. Cerchiamo di essere sempre molto obiettivi e non di parte, però in questo caso veramente impossibile, non riusciamo a capire, è solo una sensazione. È vero che Marotta quando spunta nell'inquadratura sembra molto in avanti, però insomma è difficile davvero, davvero sarebbe stato difficile probabilmente giudicarlo da questa inquadratura, anche se fosse stato inquadrato Marotta, però obiettivamente se andiamo avanti appunto con l'immagine è fuori campo, vedi, non riusciamo a capire davvero se, eccolo qua, Marotta spunta praticamente in questo momento. La sensazione è che diciamo se noi blocchiamo qui l'immagine, se diciamo quella porzione di campo coperta da Marotta in corsa è diciamo, facciamo un calcolo del tutto virtuale, è coperta da Marotta nel tempo in cui il pallone dal piede di Neglia arriva dalle parti di Marotta, teoricamente Marotta dovrebbe essere in gioco, però insomma sto facendo veramente un calcolo non virtuale ma di più, per cui è impossibile capire davvero se da questa inquadratura se ci fosse o meno il fuorigioco. Il difensore centrale Gavorano alza la mano, lo vedete, però insomma questo... No, ma ci può stare anche che abbiano sbagliato l'arbitro e il guardalinee, no? E che Marotta fosse il fuorigioco. Io devo dire che di episodi dubbi, vale a dire errori del guardalinee che poi determinano reti, se ne vede molte poche oggi come oggi. Mi ricordo anche a Siena di aver assistito a un fatto analogo a vantaggio di una squadra avversaria, ma finì lì perché tanto se l'arbitro non fischia, certo, il giocatore non si ferma. Pertanto io devo dire, ai punti il Siena la partita l'ha vinta, ha segnato anche un altro gol, può anche reclamare con motivo l'allenatore avversario. Però lui oggi poteva sperare in 1-0-0. 0-0, non di sì, più, certo. Allora, mentre scorrono ancora le immagini di questa partita, Francesco, proiettiamoci, e poi ci guardiamo anche il prossimo turno, però proiettiamoci sulla prossima gara. Il Siena l'affronterà comunque da capolista, questa Alessandria, con diversi punti di vantaggio, però sarà, come ho detto in precedenza, un altro bel test per capire il livello di crescita di questa squadra, perché l'Alessandria, nonostante sia in un periodo negativo, è pur sempre una squadra di grande potenzialità, no? Ma sicuramente, io immagino che i grigi vorranno venire a Siena per cercare anche il riscatto di questa tanto stagione. Scusami, questa occasione di D'Ambrosio è veramente clamorosa. Clamorosa, vabbè, sì. Comunque è andata bene così. E, dicevo, verranno arrabbiati perché sono stati messi sotto da un Livorno brillantissimo che annovera fra le proprie file giocatori come Vantaggiato, ma devo dire la partita la risolse Maiorino con un tiro da 30 metri che si infilò sotto all'incrocio dei pali, quindi al di là di come può aver giocato la squadra, quando poi ci sono queste magie di giocatori che hanno i piedi sopraffini, certo, c'è poco da fare. Devo dire che l'Alessandria ha fatto dei cambiamenti, non c'ha più giocatori come Bocalon, Iocolano, ho visto però che hanno preso una nostra vecchia conoscenza, un giocatore come Gazzi, che di sicuro nel mezzo del campo fa tanta legna, sì, ne fa tanta. Poi vantano sempre la presenza di un Gonzales che, mettiamola come ci pare, ma in Serie C è sempre un uomo molto molto pericoloso, c'ha un bel piedino, tuttora ha una buona velocità, c'ha sempre lo spunto, quindi è anche difficile controllarlo. Ma come assieme, poi a Branca come lì a centrocampo insieme a Gazzi, quindi c'ha il rifinitore, è una squadra strutturata
che, come dicevo all'inizio, ha padellato per 2 anni a fila il grande obiettivo, il salto di categoria. Ci può stare, abbiamo visto accadere anche ad altri, però non credo che vogliano rassegnarsi a permanere in una zona della classifica, certo, anonima, no? Assolutamente. Sarebbe forse la più grande sconfitta di tutto il triennio, perché se arrivi come quest'anno a giocarti la promozione in una partita secca con il Parma, loro l'hanno persa, no? Certo. È un conto se invece rimani precluso dall'inizio perché non riesci a vincere le partite, allora è ben diverso. Io mi aspetto che, cioè, sono contento che sia una partita contro un avversario di rango, perché secondo me ci guadagna anche il Siena. A volte, anzi troppe volte, accade che giocando con formazioni inferiori si scenda, certo, noi anziché far salire gli avversari. Quindi serve anche solo per esperienza, diciamo così, insomma. Di sicuro per molti di questi ragazzi serve, e sono necessari questi tipi di confronti. Allora, in chiusura ci guardiamo il prossimo turno per quanto riguarda la quinta giornata di campionato, per fare anche questo tipo di valutazione: Cuneo Pisa, Monza Carrarese, Olbia Pontedera, Piacenza Arzachena, Robur Siena Alessandria, lo ricordo, 16:30 all'Artemio Franchi di Siena. È un big match, quindi sicuramente una grande partita tutta da vivere, e la Robur l'affronterà da capolista. Poi Viterbese Gianarminio, Arezzo Lucchese, Livorno Pistoiesi e Prato Gavorrano riposerà la Pro Piacenza. Questo è il programma, ovviamente avremo modo di parlare durante le nostre trasmissioni sportive, calcio spettacolo con Giulio Valenti, vi ricordo, martedì sera come di consueto, 21:15 su Radio Siena TV. Io ringrazio tutta la regia per questa lunghissima diretta, questa sera abbiamo allungato molto i tempi di Domenica Sport Sera, ma era necessario ovviamente anche per regalarvi le immagini di Gavorrano Robur Siena. Ringrazio Francesco Guidarelli. Grazie a te Alessandro, un saluto a tutti gli amici. Naturalmente a risentirci, a rivederci per domenica prossima, con Domenica Sport Sera. Torneremo puntuali per l'analisi di tutto il weekend sportivo senese. Grazie a tutti e buonanotte da Alessandro Lorenzini.